Thank you.
Buonasera, ben ritrovati. Buonasera Giuto, ben arrivato. Come va? Spero che la tua settimana sia più tranquilla della mia, perché siamo solo martedì, ragazzi, ma questa settimana è veramente un delirio. Perdonate il ritardo anche stasera, dopo ieri su Final Fantasy, ma sempre cause lavorative, sto facendo veramente le corse. E tra l'altro, come ieri, devo cercare di sforare il meno possibile perché devo fare altre cose post live prima di potermi riposare. E niente, sto facendo il possibile per non saltare comunque gli appuntamenti, soprattutto domani e giovedì con le nuove blind, che ci tengo molto, non vedo l'ora. Però a livello di impegni sarebbero da rimandare. Quindi sto facendo le corse anche per non saltare le live, per cui accetto di fare di cominciare con un qualche minuto di ritardo, insomma, meglio di niente. Tra l'altro, poi dovrò sfruttare un po' le vacanze pasquali per riposarmi, perché il periodo di aprile si prospetta pure peggio di queste settimane, per cui vabbè, vabbè, sopravviveremo in qualche modo. E dobbiamo sopravvivere pure stasera su Code Veronica, cosa non scontata, visto che il gioco ci ha messo a dura prova e continua a farlo. Resident Siamo Evil. arrivati anche con Chris nella base Artica, in mezzo ai ghiacci, dopo che la scorsa volta ci siamo persi a girare in tondo più volte, perché non so orientarmi neanche in un metro quadro, ma va bene. E poi però siamo riusciti ad avanzare anche abbastanza fino ad arrivare qui, sempre sulle tracce di Claire. Ora, come sempre, devo recappare un pochino quello che abbiamo in ballo, quello che dobbiamo fare per cercare di essere un minimo ordinati e non di nuovo vagare ovunque senza meta. Allora, qua funziona tutto perché ho setappato al volo, proprio al volo, mi sembra che però ci siamo, tutto funge come deve. Sì, Chris, non scazzarti già che adesso ci prepariamo. Dunque, parte a depositare, fare un po' di ordine con gli oggetti che abbiamo, partendo da questo. Abbiamo, guardando la mappa, allora, quest'area qui che era l'ingresso di quella sorta di villa nascosta nella zona della base, insomma, perché noi abbiamo esplorato questa zona, credo tutta. Non ricordo se avevamo lasciato indietro delle cose, quindi già abbiamo un problema. Ma credo che avevamo completato più o meno tutto. Ora dobbiamo. Questa che. Ah, questa era la zona con le maledette falene, che non c'erano più con Chris, ma c'era pure di peggio. Il resto non era raggiungibile. Siamo riusciti a scendere qui. E adesso abbiamo diverse cose da fare. C'è quella porta chiusa che bisogna capire come sbloccare. C'è un'altra porta sotto che non so dove conduce. Quello era il corridoio ghiacciato che era pieno di nemici che abbiamo abbattuto. Non tutti, forse, adesso non mi ricordo. E poi abbiamo le altre scale di là, quindi dobbiamo un attimino capire dove andare e cosa fare. E come siamo messi anche. Dunque, allora, tu via. Poi abbiamo tre erbette verdi che voglio tenermi. Allora, qua abbiamo preso la magnum. Un po' di munizioni le abbiamo, ce le teniamo lì di scorta. Ah, giusto, abbiamo questo dado, che non so che cosa serva per adesso. Questa valvola che però bisogna rimodificare, perché è ottagonale, bisogna farla diventare quadrata. Era quadrata all'inizio, quindi boh, bisogna farla tornare come prima o ne troveremo un'altra, non lo so. Però il fatto di aver qui questa mi fa pensare che sia di nuovo da modificare. E basta.
Allora, in realtà abbiamo uno spray, che è l'ultimo, vero? Ma poi abbiamo questa valigetta che senza lockpick non si può aprire. Abbiamo il nostro ultimo spray, che non so se tenere come cura principale o mischiare le erbe, sinceramente. Perché non troviamo più erbe rosse, che farebbero parecchio comodo. Non lo so neanch'io. Andrei in giro con due cure adesso, perché la situazione inizia a essere pesantina. Certo, con così tante armi e poi non è il massimo. Però ragazzi, i nemici picchiano, picchiano veramente forte. Boh, mischiamo le erbe? Dai. E poi spero di trovare qualche erba rossa, perché è proprio parsimonioso il gioco nel darcela. Direi di andare così. Allora, qua c'era la valvola, vero? L'avevo connessa però qui e poi tolta, mi pare. Ah, ok, giusto, eri andato via. Buonasera, allora, di nuovo. Tutto bene? Dicevo, come va la tua settimana? Se procede tranquilla a differenza della mia. What? Questo che serviva? Tutto bene, ho visto che hai capito di ganiere e ho incontrato la prima taglia. Sì. Esatto, sì, non abbiamo fatto moltissimo proprio perché abbiamo un po' scoperto i nuovi codex, il nuovo codex diviso nelle due versioni sui personaggi e sulla mappa. Quella della mappa mi è piaciuto un botto, molto carte storiche, che a me piacciono, mentre il primo utile, come ho detto, per chi probabilmente non usa troppo il codex, mentre io rileggendolo ogni volta può essere ogni tanto d'aiuto, però meno rispetto alla mappa che fa vedere gli spostamenti e le varie posizioni. Quindi bello che ci sia comunque un'opzione in più, quindi fa solo che bene. E ci siamo poi interrotti con probabilmente l'inizio della ciccia vera, quindi penso che lunedì prossimo avremo robe da vedere, visto che stiamo ripartendo verso le missioni principali. Settimana come al solito, ma sono presissimo dalla noia. Ah sì, molte cose da fare ma non sta iniziando nulla. Ti capisco. Succede diverse volte anche a me. Sì. Quel tedium leopardiano che non hai proprio voglia di far niente perché ti annoia tutto. Quel fastidio di fare qualsiasi cosa. No, io ho un po' il contrario, nel senso che ho un botto di robe da fare e sono costretto a farle perché ho le scadenze a brevissimo termine. Ma io sono da sempre stupido in questo. Se non ho la scadenza proprio attaccata, dico sì, vabbè, ma c'ho tempo, poi di tempo non ne ho più e quindi devo fare tutto di corsa. E questo, sommato ad alcune cose che invece mi sono capitate proprio all'ultimo momento che devo risolvere abbastanza in fretta, hanno creato un po' una situazione abbastanza fastidiosa, ma come dicevo prima, in qualche modo si sopravvive. Allora, si legge, no? Ma io volevo vedere qua perché c'è una leva, ma che succede? L'avevo già premuta io questa, no? C'è premuta. Attivata. Spegni la luce. Perché posso spegnere e accendere la luce? Che utilità ha questa cosa? Va benissimo se ne sta accesa. In teoria la vogliamo accesa, no? Vedremo se poi si rende necessario spegnerla di nuovo. Io spero non sia respawnato il mondo qua fuori, ma proprio tanto, perché qui c'è un esercito di zombie tutti nel corridoio che non vedevano l'ora di farmi la festa. Io vorrei provare ad andare ancora là in fondo e quella porta là prima di entrare nella villa e andare verso le scale. Leggevo molto carino sul procrastinare, sull'essere perverso verso se stessi e autosabotarsi e continuare a gravare un po'. Sì. Ce ne sarebbe da dire su questa cosa. Però io purtroppo da sempre c'ho proprio inconscia questa roba. Anche quando mi dico no, stavolta
Niente, niente. È un po' anche un autoinganno alla svevo, no? Al buon Zeno. E continua a dirsi: no, no, ma stavolta faccio così e ci sono. Poi, immancabilmente, non è come previsto. Tra l'altro, a proposito di Po, recentemente mi sono comprato una raccolta di tutti i racconti, perché credo sia Mondadori, sta pubblicando, beh, saranno in giro da un po', però li sto recuperando, delle raccoltone enorme dei racconti di vari autori, ma pubblicati molto bene anche a livello di copertina. Adesso non ce l'ho qua, se no facciamo vedere. Cioè non è quel librozzo proprio messo tutto insieme, stampato in qualche modo. Cioè le pagine sono fatte bene, la copertina è fatta bene, rigida, cioè molto molto bello. E l'ho comprato di Po, no, non con i faccioni degli autori. Quelle ne ho di alcuni autori classici, per esempio appunto Leopardi e altri. Però quello è più, tra virgolette, come dire, da studio, almeno se è quello che penso io. Aspetta, ve lo prendo un secondo, tanto ce l'ho qua a due passi, perché è veramente molto figo, ve lo faccio vedere. Tanto poi partiamo come si deve. Metto in pausa, dica che succede roba. Ok. Quello con i faccioni, non so se è quello che intendi te, Giuto, che ho è questo, che sono dei mallocconi perché hanno tutte le opere di vari autori più classici che altri, però credo ci sia anche di autori recenti. E questo qua in realtà lo comprai ai tempi dell'università, se non sbaglio, proprio perché è molto di studio, cioè sono proprio tutte le note, commenti. Eh sì, esatto, c'è anche quello di Poe. E sono molto belli, però per esempio le pagine sono praticamente carta velina, cioè boh. Io quando mi ricordo ho studiato su queste pagine, si disintegravano come niente. Quindi è teoricamente buono per lo studio a livello di informazioni, ma boh, cioè si distruggevano, quindi forse più adatto alla lettura pura e semplice. Però molto belli, che sono pubblicati da. È di New Compton questi. Invece quelli che ho scoperto, nel senso che non credo siano così recenti come pubblicazioni, ma io li ho scoperti da poco, della Mondadori, sono questi. Questo qui è quello di Poe, con tutti i racconti, ed è veramente figo, cioè la copertina è rigida, vedete? Cioè è fatto stampato veramente bene, anche le pagine sono belle spesse e molto molto figo, scritto anche comunque relativamente in grande, che male non fa. E tanta roba, non costano neanche molto, costano una ventina di euro, 20-30 euro. E ho preso questo di Po, ecco, questo tipo 26 euro, forse poi su Amazon ho preso lì, era un po' scontato. Perché così, insomma, io ho letto vari racconti di Poe, ma sempre un po' sparsi, anche in università, e mi piaceva avere una raccolta unica anche per rileggerli in maniera un po' più ordinata, perché se non sbaglio poi sono messi in ordine cronologico, mi pare di ricordare, quindi non li ho mai letti in ordine cronologico, quindi, molto molto figo. E
Tra l'altro questo l'ho preso un po' di tempo dopo aver visto la serie su Netflix di Flanagan, che mi ha reintrippato nei confronti dei racconti di Poe, quindi ho visto sta roba, l'ho presa. E poi mi sono preso stessa roba, quella di Wells. Anche questo molto bello. Ho letto 4 su 5 dei racconti, dei romanzi presenti, La macchina del tempo, L'isola del dottor Moreau, eccetera, La guerra dei mondi, però anche qua, tra l'altro, un paio ne ho anche come libri a parte. Molto figo, cioè, di nuovo, non so quanto si vede, ma copertina rigida, fatta molto bene. Cioè, vedete anche le pagine all'interno, cioè, stampato veramente bene. Poi bello grande, e anche qua 25 euro, cioè, cazzarola, li vali tutti, E quindi anche qua mi piaceva averlo lì. Veramente, veramente belli, li consiglio. E appunto sono pubblicati da Mondadori. Tanta, tanta roba, perché appunto poi su Amazon si trovano a questi prezzi che sono abbastanza bassi. E c'è anche, se non sbaglio, la stessa versione, così con copertina fatta bene, di Lovecraft. Quello però non l'ho preso perché ho già il mallopponi di tutti i racconti di Lovecraft messi insieme, sempre mi sembra di Mondadori, non così bello esteticamente, quindi un pensierino ce lo sto facendo lo stesso, però insomma avevo già proprio tutto, mi sembrava una ripetizione comprarne un altro che avesse tutti i racconti. Però davvero davvero fighi. Purtroppo il tempo di leggerli ancora non l'ho trovato, anche perché quel poco che sto leggendo sto recuperando dopo un'eternità Berserk, che è uscita l'edizione deluxe anche in italiano, e ogni circa 3 mesi esce Librozzo Nero Gigante, bellissimo. E quindi sto un po' recuperando quello, però quest'estate probabilmente ci metto anche questi che ho comprato. Di Lovecraft ho il super librone enorme illeggibile. E anch'io ho il librozzo gigantesco, sono tipo 2000 pagine, tra l'altro stampati in piccolo, quindi 2000 pagine belle corpose, belle piene, con tutti, tutti, tutti i racconti, anche lì in ordine cronologico. E fighissimo, però non è stampato bene come questi, ecco, quindi mi piacerebbe pensare di magari prendere anche per Lovecraft il librozzo stampato così. Se li ha tutti, perché adesso non mi ricordo se questa edizione della Mondadori che stanno facendo, o comunque che ho preso per Lovecraft, sia completa, perché appunto è un librozzo enorme. Però veramente fighi, veramente fighi. Appena ho il tempo di mettermi anche a leggerli per bene. E dunque, riprendiamo il nostro giro. Allora, io rientrerei qua perché non mi ricordo se avevo visto cosa c'è. Ah sì, certo che avevo visto cosa c'è. Questa statua tipo Resident Evil 1, che ha una roba da raccogliere che però non è raggiungibile al momento. Questa porta che è chiusa. C'è il simbolo della biohazard, sostanze tossiche, pericolo biologico. Qui c'è una chiave apposita. Niente di strano. Cupa. Sì, è vero, la Chubby Woman. Va bene, gioco. Una crepa. Qua però non c'era stato, perché questo è l'altro corridoio. Eh già. Allora, va bene. Oddio, dimmi che non c'è uno zombie in una tuta che mi fa il jumpscare micidiale. Tuta protettiva, sì. Appese dentro c'è uno zombie che fa il sorpreso.
Questa stanza siamo venuti di trappola. Ma i gioielli della tigre non erano una roba ancora da dar... Eh sì, da Dark Souls, buonanotte, madonna. Si vede la stanchezza di sti giorni, sto delirando. Ieri a un certo punto su Final Fantasy ho letto un castello, sulla mappa un nome di un posto e ho detto... cos'è che ho detto? La valle di Kaelid o il castello di Kaelid o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, comunque non so perché è uscito l'Elden Ring e adesso Dark Souls. Ormai i Souls mi hanno bruciato il cervello. Sì, stavo leggendo il codex, quello appunto che ti mostra la mappa con gli spostamenti. Non mi ricordo che cosa c'era scritto, ma era una dei luoghi del gioco e io tranquillissimo leggo valle di Kaelid, va bene, non lo so da dove l'ho tirato fuori, ma bene, il mio cervello funziona molto bene. E qua di Dark Souls, fantastico. Resident Evil 1, esatto, appunto. Veniva da lì, no? Ok, ma se lo prendo succedono cose brutte? Ah. Ok. Oh. Sì, mi ricordo. Mi ricordo che girava così. Ok. Questo è per la leva, eh. L'abbiamo trovato. Certo. Adesso togliamo il rosso così gira dall'altra parte. Tra l'altro, ragazzi, domani io comincio Hellblade. Ma... Eh sì, buonanotte. Se magari guardo quello che faccio. No. Mi metto la posta. Ho una voglia assurda, non so perché, sarà perché ho concluso Lies of P e io ho bisogno di giocare un Souls-like. Ho una voglia assurda di cominciare Lord of the Fallen, anche se non ne parlano così bene. Quindi non lo so, dopo Hellblade potrebbe esserci Lord of the Fallen, devo pensarci. Hellblade è da troppo tempo che ce l'ho lì in lista e visto che poi a fine maggio esce il 2, ho proprio voglia di giocarlo, sì. Ah, tra l'altro giusto... A proposito, ho finito Lies of P. Pazzesco. Fuori di testa. Davvero, non mi aspettavo una roba del genere. Lord of the Fallen ho visto pochino a me. Bel concept, ma non mi ha convinto post trailer di gameplay. Infatti, mi è sembrato molto ispirato a livello di idee, di estetica e il concetto di poter spostarsi tra il mondo dell'aldilà o quello che è. E il mondo reale un po' alla Medium, però anche a me il gameplay è sembrato abbastanza legnoso e cioè se io non gioco un Souls-like il mio organismo dopo un po' mi va in astinenza. Solo che Lies of P è finito ed è stato pazzesco, mi ha lasciato la voglia di giocare ancora un Souls-like. Il New Game Plus non lo posso portare adesso, già spiegato, perché vorrei portarlo su PlayStation, non vale il gatto, eccetera. Quindi lo porterò probabilmente intorno a giugno e allora devo trovare un altro Souls-like. Poi là avremo la scorpacciata perché è il DLC di Elden Ring, New Game Plus di Lies of P, quindi la mia astinenza se ne sta buona. Allora, io ho preso le robe, non so se poi i gioielli serviranno anche ad altro, quello dobbiamo scoprirlo. Però ho già il pezzo della leva. Della valvola, manovella, come vogliamo chiamarla. Perché non è una leva. Vedete che me lo segna come oggetti ancora presenti lì. Quindi probabilmente serve. Allora, entriamo un attimo qua, vediamo che cosa c'è. Poi in caso torniamo indietro. Poi tra l'altro io giocai anche il primo Lord of the Fallen, che per quanto incredibilmente me, anche quello, mille difetti, molto molto, chi è? Forse torno dopo, ma. Molto molto legnoso, io... ci ho giocato volentieri, mi ha divertito veramente molto. Aveva delle idee carine, l'estetica non era malaccio, aveva grossissimi problemi, come dicevo. Però, quindi ancora di più sono molto curioso di vedere se con questo Lord of the Fallen, che dovrebbe essere una sorta di reboot,
perché non è veramente il 2, ma prende dall'uno delle cose, dei concetti, a livello di macro lore, da quello che ho capito. Sono curioso di vedere come è stato reso. Speriamo che non abbiamo fallito miseramente con questo, però appunto non ho sentito pareri proprio super entusiasti, anche se c'è da dire che se l'è dovuta giocare con Lies of P, che invece è incredibile, che è il miglior Souls-like mai fatto, quindi voglio dire, se esci in un periodo simile, uno è una bomba incredibile e l'altro è anche solo un po' sotto, magari è facile che a livello mediatico, no, si voglia un po' gridare: ah, ma quello fa schifo rispetto all'altro che è incredibile. Quindi vorrei toccare con mano per capire se effettivamente è così, così mediocre oppure se semplicemente non è a livello di Lies of P. Pensa che Lords of the Fallen 2 è ancora l'icona del primo quando streami su. Ah, pensa un po', pensa un po'. Quindi è rimasto qui. Tra l'altro, il primo Lords of the Fallen aveva una porcata clamorosa. Non so se tu, Giuto, lo conosci, lo hai giocato. Aveva un lock sul boss finale, nel senso che se tu buildavi, non spoiler ovviamente, anche se è un gioco vecchio, non so se mai interesserà giocare, ma se tu buildavi il PG full destrezza, non potevi sconfiggere il boss finale. Perché il boss finale aveva una mossa che ha una mossa, giocaci ancora, ha una mossa che rigenera i suoi HP, e tu per impedire questa cosa devi sconfiggere dei suoi minion, perché poi lui li assorbe e si cura. Il problema è che se hai una build destrezza non fai abbastanza danni in fretta da ucciderli tutti e impedirgli di curarsi. Quindi con la build forza tu uccidi i minion e lui non si cura. Con la build destrezza, cioè proprio è matematico, non fai in tempo, non fai in tempo, e quindi lui si cura perennemente, quindi non lo puoi uccidere. Fuori di testa sta cosa. Esatto, sì, problemi di build molto molto grossi, perché uno non lo sa, fa la build destrezza, io stesso. Come tipo di player preferisco quality, perché come sulla run su Elden Ring, tutte le caratteristiche uguali per provare di tutto, nonostante poi è super inefficiente. Però se devo scegliere tra tendere a forza e destrezza, tendo a destrezza perché mi diverte di più il gameplay, più rapido, più divertente, più dinamico rispetto a tirare una mazzata in faccia al nemico e tankare, no? Ovviamente de gustibus, io preferisco giocarmela schivando, rischiando di morire più facilmente perché ho pochi HP, sono più fragile. Per fortuna in Lords of the Fallen avevo una build che non era tutta destrezza, perché altrimenti era un disastro. Quindi il gioco sono riuscito a finirlo e ripeto, neanche piaciuto, nonostante tutti i grossi difetti. Però sta roba del lock alla fine, se hai la build sbagliata, è clamorosa. Cioè, non so come abbiano, non si siano accorti di una cosa del genere. Allora, se io adesso faccio così, intanto i proiettili della Magnum ce li conserviamo perché sappiamo quanto siano preziosi. Facciamo un po' di ordine qua. Questo in teoria si unisce, solo che io non ricordo più dove va. Cioè, mi ricordo che c'era il robo quadrato, ma non dove. Se non sbaglio, tornando indietro. No, forse qua fuori dove c'è quella specie di fontana. Forse. Ok, allora. Mi sembra di andare un po' troppo in là, proseguendo dove mi sono avviato, no? Vedete che quell'ascensore mi porta ancora più giù, al B6. Secondo me questo è un andare avanti. Preferisco prima provare a completare la parte nella villa. Poi magari mi sbaglio, eh? Però
mi sembra che mi sto addentrando troppo in tra i segreti, no, nei laboratori sotterranei. Quindi andrei prima di qui. Anche perché puzzava di zona con nemici stronzi, tipo altri esperimenti e cose varie. Perciò così mi ricordo anche se la leva era... la leva di nuovo, la manovella lì, era in questa zona, non era qui. A me sembrava di sì. Cos'è sto suono? Non c'era, proprio perché abbiamo attivato la corrente e ci sono dei suoni strani adesso. Ma non era qua da qualche parte là? Che cazzo di paura! Pensavo fosse un nemico, invece è la giostra che è partita, è quella che fa rumore. Mio Dio, sto gioco! Il cagotto che ti fa venire, mettendoti la tensione che puoi morire da un momento all'altro. Wing object. Che paura incredibile, ma se si potrà. Maledetti. Non è qua la leva. Non è la leva. Continuerò a chiamarla leva anche se non è una leva. Il mio cervello l'ha battezzata così. Cavallo. Ok. Questo oggetto che è un'ala. Ma non si vedeva brillare qualcos'altro qui? Ah, infatti. Ah, ok. Non sono pazzo. Avevo visto un'altra roba che luccicava. Ma a che servono? Ne ho quasi due. Questo non è interagibile. Posso salirci? No. Adesso le cerchiamo per vedere cosa dicono. Qui c'è qualcosa? Non scendi neanche. Sbaglio, noi avevamo preso una libellula chiave e avevamo tolto le ali, era rimasta la chiave, ma era nella villa un bel po' di tempo fa. Sembrano essere ali di una libellula, infatti parte di qualcosa, che sia un'altra chiave stavolta da ricomporre. Possibile, manca il pezzo centrale, il corpo della libellula. Comunque la leva non è qua, io non mi ricordo dove sia. Mannaggia a me. Entriamo. Cos'è sto schifo? Oh mio Dio, Claire! Ma così, qua? È svenuta dentro il bozzolo. Ho bisogno di qualche attrezzo per aprirlo. Sì, ma così. È qui, va bene. Non lo sarei mai aspettato. Sì, poi non chiederti cos'è lo schifo che l'ha messa nel bozzolo, Chris. Quello normale ormai. Abbiamo visto talmente tante cose. Ma questa si sblocca? No. Perché serve appunto la chiave apposita. Ma pensa te. Sorpresa. È qui. Ma in realtà l'andare avanti deve essere questo. Nel senso, io devo liberarla. Quindi vabbè, posso esplorare dove voglio, perché finché non trovo come liberarla, comunque io avanti non ci vado. Un quadro dei gemelli e loro padre. Tre strani fori si aprono, sono al dito del ragazzo, all'orecchio dell'uomo e al l'ombelico della ragazza. Immagino che riesco nel PTSD a vedere questa villa. Sì, infatti, tra l'altro. Vabbè, a parte che tutto il gioco è pieno di ville che richiamano quello di Resident Evil 1. Sì, un sacco.
cos'è? Un'altra ala? Ma è il terzo che troviamo. Guardate che, scusate, io non posso liberarla col coltello, Claire. Abbiamo un coltello, non posso tagliare il bozzolo. Questa è chiusa. Sì. Io provo a liberarla, scusate. Cioè, non credo, mi sembra strano, però cosa mettono lì a fare un coltello da combattimento che è il terzo che mi dà il gioco? Cioè, vediamo. Sembra strano, secondo me serve una sorta di sostanza che sciolga sto schifo, però io ci provo. Ah no, usano. Infatti. Buono, a posto. Ok. Claire. Ah boh, gioco finito, a posto. Fatto. Chris. Andiamo via. Via. I missed you so much. I know. But we have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Sì. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Claire? Ovviamente non è in condizione di proseguire. I think I've been poisoned. Oh no. Just hold on. Non dirmi che right back. Non dirmi che a tempo come nell'uno, eh. No, non è possibile perché non può morire Claire, dai. Cioè, nel senso, non può morire come al massimo da game over. Nell'uno poteva morire invece il personaggio. Ha bisogno del siero. E allora bisognerà andare giù nel laboratorio, sicuro. Sicuro. Finalmente si ribeccano loro due. Eh sì. Ma non me l'aspettavo così, tra virgolette, facilmente. Oddio, abbiamo fatto un botto di strada prima di trovarla, eh. Però lì, in un angolino nascosto. Cioè, uno poteva anche non guardarci, per caso. Infatti io ho visto con la coda dell'occhio una roba verde. Ho detto, cosa? Ed era lì. Prendere il siero. Il siero, però, io devo tornare indietro perché ricordo l'utilizzo della valvola. Quindi deve essere indietro. Per forza di cose. Quindi fatemi provare un attimo a risalire per vedere se trovo in che punto andava inserita. Tanto ripeto, non mi sembra sia a tempo come in Resident Evil 1. Perché Claire evidentemente non può morire. Andrà avanti, immagino, in qualche altro capitolo dei Resident Evil, anche se in realtà non lo so, eh. Oh no! No, Hunter, please. È vero che c'è lui. Ma porca miseria! Beh, me ne sono andato. Non so se ha salvato e l'Hunter arriva lo stesso. Non mi ricordavo ce ne fosse un altro qua. Perché qui c'era una vasca da svuotare, una vasca d'acqua. Mi ricordo, con dentro qualcosa. Quindi comunque qua ci devo tornare per... Ecco qui, tra l'altro, preciso. Magari è il pezzo della chiave che ci manca? Libellula. Ok, era proprio qui. Era proprio qui. Allora, posso? Stavolta sono andato a caso e ci sono arrivato subito, invece di perdermi a girare mille volte tra le stanze. Ok. Ah, ok. È vero che c'è anche quello. Crane.
Figurati. Non vedo. Ok, però è morto, quindi va bene così. Potrei aver sparato più colpi del dovuto, ma non importa. È morto e non ci ha toccato, l'importante è quello. Da dove è saltato fuori? Io vorrei saperlo, ma va bene così. Ciao Luna, buonasera. Mi è sorpassato di brutto, sì? Sì, ma se tanto poi incomincio a perdermi come la scorsa volta, tranquillo che mi blocco ancora. No, dai, sperando di no. Sono partiti ordinati stavolta. Come va? Come va? Allora, la gloria era di là. Però io non ho più spazio per le robe, quindi... Non finisce mai sto gioco comunque, sarei 4 ore avanti a me minimo. Madò! Sì, sì, è... Non c'è più il... Sì, c'è l'Hunter, madò. Avete visto che è sbucato appena prima di andare. Però è normale, non è di quelli rossi. Comunque, stavo... Ah, giusto che c'è il ragno gigante qua. Stavo sbirciando, cioè non li ho letti, ho visto solo la percentuale dei trofei del gioco. Ne ho quasi la metà. Quasi la metà. Quindi non possiamo essere così indietro. Cioè, siamo ben oltre la metà di gioco, no? La metà di gioco ce la dice lui quando è, cioè quando salvino entrando poi nella base Artica. Adesso è un po' che giochiamo con Chris. Boh, mi aspetto che manchi ancora un po', però non così tanto. Tutto bene da venerdì che gioco Lies of P. Ah, quindi l'hai comprato. Ti sta piacendo? Beh, migliora solamente andando avanti, eh. Inizio un po'. I trofei sono tutti di trama, sei a metà gioco. Piango. Pensavo ci fossero i soliti trofei alla Resident Evil. Fai la run senza morire, fai la run in tot robe. Ti sta piacendo tantissimo, mi fa piacere. Allora, ti ho consigliato bene. E vedrai che migliora solamente. Un'altra roba che mi ha impressionato, che a differenza per esempio di un Dark Souls, che per esempio nella seconda metà cala, comunque in alcune cose sì, la parte finale è assurda, migliora solamente in tutto, pazzesco. Adesso esce il ragno. Who could have done this? Ritiralo giù per piacere. Ritiralo giù. Perché deve sta... È vivo sto coso, eh. Tiralo giù. Oh, oh. Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly. How do you wish to die? Lo sapevo io. Ma poi scusa, ma i ragni subacquei? Ma da dove? Quando mai i ragni subacquei? Ma non ho armi adatte. Avrei preso la Magnum. Granchio ragno, esatto. È che mi avvelena anche sto coso. Ma io posso scappare? Cioè, è chiaro che il cadavere ha un oggetto, io lo devo... Ecco, perfetto. A posto. Mi bisciotta, spingere. Ma se me ne vado? Posto. Torniamo dopo. L'unica cosa che sono un po' messo nei livelli troppo a corridoio è l'atmosfera un po' troppo cupa per i miei gusti a volte, nel senso che sarà più... Aspetta, che qua c'è l'Hunter. Nel senso che sarà più difficile giocarlo del solito. Proprio che se ne entra lì è meglio a metà di gioco. Sì, 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 ma... Allora, è palesemente... gotica l'atmosfera, quindi quella è cupa, cioè è Pinocchio Dark, quindi è quello per forza di cose, è così. E le mappe non sono le mappe di From, non sono super tra virgolette aperte, non è ovviamente Lordran, sono abbastanza corridoio, però riservano delle sorprese a livello di connessioni e cose di questo tipo, quindi... Gotica una volta proprio ovviamente. L'Opera House mi ha inquietato tantissimo. Sì, sì, è molto inquietante in alcune ambientazioni. A me è piaciuto molto. A me piace quel tipo di ambientazione lì. Quindi
però certo, è ovviamente a gusto. Comunque ci ha tirato una mazzata allucinante, ragno. Però siamo gialli, dai, non è così grave. Allora, se vogliamo abbatterlo, ci piglia la magnum e qualche altra cura. A me sta piacendo tanto, ma ho ancora molti dubbi di lore. Allora, ti posso dire una cosa? Non faccio spoiler minimamente, ovvio. Però, posso dirti una cosa per rassicurarti, tra virgolette, perché anch'io avevo grossi dubbi di lore fino a un certo punto. Non so dove sei, però mi ricordo perché l'avevi scritto su Discord, così non spoileriamo Lunar, che è ovviamente più indietro. Secondo me, almeno tra quelli che ho giocato, ne ho giocati diversi, ma è l'unico Souls-like che è riuscito anche nella lore. Cioè, di Souls-like con un buon gameplay ce ne sono comunque altri, anche se questo per me rimane il migliore, ce ne sono comunque altri. Ma una cosa che secondo me nessun Souls-like è riuscito a fare veramente bene come From è la costruzione della lore, come narrativa silenziosa, nel caso di Lies of P un po' più chiacchierata, un po' più parlata, oltre a essere descrizioni e basta. E Lies of P secondo me è l'unico che ce l'ha fatta, a parte From, perché ha senso. Ha senso più o meno tutto, si capisce. Quando poi arriverai in certi punti avrai altri dubbi su altre cose, secondo me, di lore, ma quando poi avrai finito capirai, insomma. Anch'io sono andato avanti parecchio col pensiero, ma dovrò dargli fiducia a livello di cosa sta costruendo come lore o butta le cose lì e poi in realtà non ha un punto a cui arriva, non ha un disegno. E il disegno ce l'ha, e come invece? Funziona. E questa cosa mi ha molto sorpreso, proprio perché nessun Souls-like è riuscito a costruire una narrazione fatta bene come From. E invece Lies of P ce la fa, con i suoi limiti, perché comunque è una prima opera di questo tipo, dello studio, di sviluppo, perché comunque ha delle cose da limare, da perfezionare, da sistemare, però ce la fa davvero. Quindi anche su questo andate tranquilli. La storia però mi sta soddisfacendo, sì, la storia è molto bella, ma poi ripeto, a volte sembra buttar lì delle robe che non capisci bene come si vanno a collegare, ma poi il puzzle c'è e i pezzi si mettono insieme. Se ovviamente uno ci mette anche lo sforzo di interpretazione, di speculazione, perché comunque è una lore stile From, quindi vanno collegati i puntini, i dialoghi, le descrizioni, anche se spiega un po' di più rispetto a From, è meno contorta da questo punto di vista. Ora abbiamo un hunter da una parte, un ragnozzo gigante dall'altra, quindi dove andiamo? Andiamo male. Vabbè, andiamo alla safe, ci riforniamo e vediamo un po'. Boh, è quella differenza di come fa. So, che mi pare che Lies of P non abbia buttato lì solo con questo. Sì. Sei ancora all'inizio, poi un pochino si allarga. Ma c'è un avanti? È sparito. Ok, aver triggerato la boss fight ha fatto sparire gli hunter, erano qui, meglio così. Dicevo, andando avanti si allarga un po' la storia. E ecco, io mi sono posto il dubbio, ma cazzo, però avranno pensato cosa stanno facendo, perché allargano la storia, mettono dentro altri elementi. Se poi non c'è un disegno ben pensato, rischia di essere roba buttata lì. Invece non è così. Sono stati veramente bravi. Fare solo i complimenti su questo, anche perché non posso dire niente, però per essere appunto un loro primo lavoro di questo tipo è sorprendente. Comunque la tua volta ho notato che ci metto tantissimo a battere i boss e che riesco comunque a perdere oggetti nonostante le mappe dritte. Vabbè, quello è... ci sta. Ecco, anche i boss devo dire che sono difficili,
sono difficili. Cioè, ormai con tutti i Souls e i Souls-like che ho giocato, a parte i titoli From, è difficile trovare un Souls-like che mi metta tanto in difficoltà, perché ormai l'esperienza ce l'hai. Hai ragione, Giuto, grazie. La facecam non collabora. Sistemo subito. È difficile trovare un gioco che mi metta tanto in difficoltà. Perché non va? Ah, ho sbagliato io, scusate. Ok. A meno che non sia qualcosa proprio di hardcore fatto apposta. Lies of P ha dei boss tosti. Ha dei boss che mi hanno richiesto non tantissimi, ma alcuni anche più di magari un'ora di try. Ce n'è stato uno in particolare che mi ha richiesto 3 ore? Mi pare? 3 ore di try circa? A cavallo fra due live, perché l'ho cominciato alla fine di una live. Ho sforato tantissimo perché lo stavo adorando. Sono andato avanti la live successiva senza nemmeno essere sicuro di quanto tempo ci avrei messo, e poi l'ho battuto dopo non tantissimo. Credo circa un 3 ore. E però alcuni ci vuole tanto. Alcuni ci vuole tanto. E, ma perché sono fatti bene, cioè meritano. Sono tosti, ma belli. Ce ne sono alcuni non eccezionali, però porca miseria. E soprattutto i boss nella parte finale sono uno più belli dell'altro. Uno più bello dell'altro. Inizio già a straparlare con la stanchezza. Quindi, cioè, è normale che ci metti un po'. E anche perdere oggetti è normale. Ci sono un po' di segreti, ci sono un po' di cose. Quindi è proprio Souls in questo. Cosa che io adoro. Però ho visto che ci hai messo 2 try, fra i coniglio, io ci ho messo un'ora, mi sa. 2 try ci ho messo. No, ci ho messo di più, eh. La confraternita, dici? Ma comunque hai giocato un botto se sei già lì. Non è subito all'inizio del gioco quello, vero? Comunque ci sta, ti ripeto, è normale. Alcuni boss ti richiederanno parecchio tempo. Forse hai messo di più. Sì. Avevo fatto un ottimo first try, poi ce l'ho messo un po', sì. Guarda, non ti dico niente neanche qua, Luna, perché non ti voglio spoilerare, ma è più lungo, cioè quando l'ho giocato io non pensavo fosse così lungo il gioco, eh. È più lungo di quanto non possa sembrare. Quindi vedrai che le sorprese ci sono da questo punto di vista. Però sì, hai giocato tanto. Cioè, se ci hai giocato solo nel weekend... Ti sei immerso per bene, direi, nel gioco. Ho fatto una stima quante volte, sono proprio a metà, mi sa, appena sconfitto. Ah, beh, no, dai. Allora, comunque sei già fatto anche quello, comunque sì, sei molto avanti, eh. Ecco, quello per esempio è un boss che richiede diversi try, eh. Io non ci ho messo neanche troppo, però per esempio Faizan credo ci abbia messo una live a batterlo quasi, quindi anche lui si è trovato davanti a una bella boss fight da affrontare. Io a memoria credo un'oretta più o meno, forse. Sì, infatti è andato avanti un bot proprio. L'hai preso bene, quindi, no? Però ne hai ancora. La parte migliore deve ancora arrivare. Eh sì, anch'io mi so un'oretta. Un'oretta circa, tra l'altro ero a fine live, quindi cercando di essere più focus possibile, perché ero stanco ma volevo batterlo prima di chiudere la live. Quindi sì, mi sembra 45 minuti, una roba del genere. Che però, di nuovo, cioè, per un boss non From, ma di un Souls-like al primo tentativo, diciamo, di questo studio di sviluppo, cazzarola, cioè, 45 minuti per un boss non è poco, secondo me.
difficilmente mi capita con i Souls-like di dovermi impegnare così. Però, Giuto, immagino tu non ci sia ancora arrivato, le boss fight, che secondo me in particolare sono due, sono ancora più toste, molto più toste e molto più belle. Sono pure lento a fare i boss, quindi si è giocato tanto. Ok. Quando vi ho scritto su Discord che a un certo punto c'era la boss fight, è quella lì che ci ho messo circa 3 ore a memoria ed è fighissima. È fighissima. Ed è l'unico boss insieme a Malenia di Elden Ring per cui all'inizio della live non ero sicuro se sarei riuscito a sconfiggerlo nel tempo di una live. Ce l'ho fatta con Malenia, non ce l'avevo fatta ma per altri motivi, perché poi Malenia avevo staccato perché c'erano le vacanze estive eccetera. Però sì, cioè è stato talmente figo e impegnativo che avevo il dubbio di non farcela, poi in realtà è andata molto bene. Ora comunque ho speccato per provare, ho spostato tutto su tecnica, prima stavo usando la chat da pompiere, ok, ora si bisogna appiccicare così insieme. Ci sta. È l'idea di buildare le armi è molto molto interessante, cioè di buildarle a piacere smontando e rimontando. Molto interessante soprattutto perché all'inizio non ci sono tantissime armi combinabili belle, ma poi sì, poi diventa molto interessante. Spero non ci siano boss come Malenia, non ti dico niente, però... io ho riuscito a creare un paio di armi veramente fighe da utilizzare. Cosa dite? Andiamo a battere il ragnozzo? Già che siamo qui. Allora, ci prendiamo un'erbetta che ci cura. Prendiamo solo armi pesanti. No? Allora, ci prendiamo la magnum. Se non la usiamo con lui, ragazzi. Ok, che poi ci sarà un boss finale stronzissimo di sicuro, però... ci prendiamo cartucce acide, avrà senso? Non lo so. Cartucce acide. Più che altro probabilmente mi avvelena qualcosa. Quindi forse un'erba blu non è male. Facciamo così, va. Quelle incendiarie le teniamo lì. Poi l'erba adesso me la magno, però un'erba blu la vorrei prendere e... cazzo, se non è sufficiente così, ragazzi, sono preoccupato. Però hai trovato momenti da softlock? No, ma più che altro perché... o meglio... sì, ma solo in teoria. Perché a livello di risorse siamo sempre riusciti a cavarcela per bene. Però ci sono stati un paio di momenti che sì, l'ho proprio anche detto, ho ragionato che se arrivavi lì senza risorse probabilmente non potevi andare avanti. Quindi credo che un paio ce ne siano stati. Poi concretamente non è successo, ma il dubbio sì c'è. Non c'è ancora capitato per fortuna di dire oh merda, come faccio adesso. Allora, 12 colpi di magnum, 8 di lanciagranate, più shotgun. Ragazzi, se non basta, aia. Deve bastare. Ok, beh, magari se sei pieno di risorse ti sei salvato. Esatto, secondo me è perché comunque ho sempre avuto sufficienti risorse per cavarmela. Però ci sono stati soprattutto i due boss che abbiamo affrontato che mi hanno lasciato il forte sospetto di ma se io arrivo qua e non ho abbastanza cura, abbastanza risorse, come faccio? L'ho avuto forte il sospetto, infatti ne ho anche parlato se non sbaglio. Quindi credo siano considerabili i momenti softlock quelli, eh. E ecco, non è esattamente brillante una cosa. Parlavamo prima del lock stupidissimo che c'è sull'originale Lords of the Fallen nel boss finale. E anche qua avere softlock del genere non è smart. Non sono al boss finale. Oddio, magari c'è anche al boss finale, che è anche peggio, però. Allora, proviamo a battere il ragnozzo stronzo qui, cercando di farci meno male possibile.
Anche se possiamo spostarci veramente, veramente poco, eh. Ma girati bene, Chris. Che stai facendo? Ma io posso scendere. Ah, vai via, vai via, vai via. E vaffanculo. Ok. Io ho paura di non colpirlo. Ma come sto messo? Credo di aver già sprecato un colpo della Magnum in maniera idiotissima. Ma se io scendo qua. Ecco qui, che almeno sono sicuro di beccarti. Perfetto. No. Sì, sei un idiota, Chris. Sei proprio un idiota. Sprecato tipo tre colpi in maniera idiotissima. Mira troppo di merda. Vabbè. Sì, vorrei vederlo. È morto? Vabbè dai. Non ricarico solo perché ho sprecato dei colpi di Magnum, anche se sarebbe da fare. Lo accetto così. Non mi ha avvelenato, ci sto. Potevo farlo molto meglio, non ne ho dubbi. Ma la mira tank è tremenda con i comandi tank, quindi... Sì, local boss finale, raccontavo prima anche a Giuto che il primo Lords of the Fallen, non quello che è uscito adesso, quello originale da cui è stato tratto quello che hanno fatto ora, il boss finale, se avevi una build full destrezza non potevi vincere, perché il boss finale aveva una mossa che si curava e con la build destrezza non eri in grado di fare abbastanza danni da interrompere questa mossa, per cui eri fregato, era proprio impossibile ucciderlo, solo build full destrezza. Questo ragno è molto chill comunque. Sì, esatto, pensavo molto peggio. Invece era tranquillino. Eravamo più noi a disturbarlo che lui a disturbare noi. Potevamo anche skipparlo, probabilmente. Ma non si skippa niente qua. Queste schifezze noi le ammazziamo tutte. Questo si sveglia adesso. Sembra morto, ma in questo gioco non si sa mai. Alexander Spears? Huh? A che serve questo? Comunque ancora vorrei sapere il ragno come facesse a respirare e nuotare sott'acqua, però va bene, è proprio un granchio ragno, perché tanto non mi ha avvelenato, sono riuscito a schivare tutti i lanci di veleno molto bene. Oddio, avrei preferito subire meno danni e essere avvelenato, visto che l'erbetta verde ce l'avevo, ma è andata così. Tra l'altro vorrei aspettare un altro danno prima di curarmi, perché oddio, è semi sciotta però che c'è in giro gli hunter. O salvo, un po' un rischio qua. Se no mischio due erbe verdi. Una porzione di gioiello che può essere rimossa. Sì. Gioiello di Alessandro. Potremmo andare nella tigre? Sembra un occhio che si può mettere nella tigre al posto di uno dei due. Allora, lo sapete che io ho un fastidio viscerale a dover salvare di nuovo. Però potrebbe essere da fare, Cioè, allora, o mi curo o salvo, perché non posso rischiare di affrontare degli hunter con la vita arancione, sapendo che mi possono shottare. Quindi, però, sicuramente posso scendere, perché c'è la safe. Esatto, proprio lì. Tocca curarti e salvare. No. La mia dignità sarebbe troppo compromessa. O salviamo o mi curo. Credo che mi curerò, ragazzi. Credo che tra le due sceglierò di curarmi.
No, no, lo spray no. Lo spray è troppo. Ma due erbette verdi potrebbero essere sufficienti. Io sto andando a caso, ma non so se sto facendo la strada giusta. Credo di sì, questa è la safe, no? Esatto. Allora, facciamo così. Facciamo che tu torni in deposito. Tu assolutamente torni qui in deposito. Betta blu non ci serve. Ne abbiamo solo tre verdi però, mi scoccia un po'. Mi scoccia un po'. Facciamo la cosa rischiosa di lasciare giù il lanciagranate. Abbiamo shotgun. Gli hunter sono tosti, però. Cosa vi devo dire? Facciamo così. Due erbe verdi. Non spreco le tre verdi, perché non abbiamo bisogno di essere fullati con la vita. Secondo me due verdi bastano. Dai. Ok. Questo potrebbe servire alla tigre, quindi me lo tengo un attimo. Ma vado da un po' comunque se riesco a andare più da... Ok, ok. Cosa vai a studiare, Luna? Curiosità. Cosa studi di bello? Okay, teniamoci questo. Ah, pianoforte, che bello, che bello. Domani lezione sono rimasto indietro con gli esercizi. Non mi ricordavo prendessi anche lezioni di piano. Non so se me l'avevi detto, forse non me lo ricordo io. Sempre piaciuto il piano. È uno strumento che non suonassi batteria, probabilmente mi piacerebbe anche a me prendere lezioni di piano. Okay. A dopo allora, buono studio. Non c'è niente. Vediamo se l'occhio funziona davvero di là. A dopo. Se io faccio questa cosa, sono uguali? No, in realtà no. Non credo sia fattibile. No, perché sceglie lui quale gioiello rimettere. No. Cioè, nel senso, non posso sceglierlo io, ma mette automaticamente il suo. Quindi non è qui che si utilizza. Mi sa che ci tocca entrare qua, che sembra un posto molto molto brutto. Però alla villa non abbiamo altro da fare. Dobbiamo trovare il siero per Claire. Non so se portarmi dietro la roba o no. Beh, dai, via. Perché magari il gioiello non serve ed è uno spreco averlo qui. Poi c'è sta roba. Dai, andiamo a depositarlo. Massimo torniamo indietro, pazienza. Preferisco così piuttosto che avere l'inventario pieno, non poter raccogliere le cose, poi dover tornare indietro a riprendere gli oggetti che ho lasciato a terra e mi confonde di più le idee. Invece così via, non è un grosso problema. Chissà se davvero dovremmo spegnere di nuovo la corrente a un certo punto.
com'è possibile che io sia riuscito a perdermi entrando e uscendo da una porta? Cioè, è incredibile sta cosa. È in fondo. Pazzesco. Solo io riesco a fare ste robe. Sono fiori, ho detto, ma c'è un'erba verde sul mobile lì e non l'ho vista. No, sono fiorellini. Allora, qua la vedo male, eh. Però i suoni sono proprio poco piacevoli. Oh no. Mi attaccano. Cavolo, stai scherzando? Ma io devo andare in mezzo a sto schifo. Con quale voglia? A meno che... Oddio. Se io spegnessi le luci, sti insetti secondo voi se ne stanno buoni? Vogliamo provare? Non è che posso mettermi a sparare tutte queste robe. Cioè, o mi dai un lanciafiamme? E allora sono ben contento di abbatterli. Se no... Si corre? Fatemi fare il tentativo, perché il fatto che mi permette di spegnere di nuovo le luci mi mette dei dubbi. Magari sono insetti che... Oh, come tanti insetti... Oppure non posso mettere una tuta protettiva. No, eh? Sono insetti che reagiscono alla luce, quindi io spengo tutto e loro se ne stanno buoni, no? Altrimenti mi viene in mente tipo Bioshock, devi avere roba che genera fumo. O ghiaccio anche, eh? Anche il ghiaccio lì. Proviamo. Prevedo un fallimento, ma perché no? Neanche proprio il gusto di arrivare là, eh. Ai ai ai, mi sa che si corre. Mi sa che devo farmela di corsa. L'unica altra prova che mi viene in mente è tenere acceso l'accendino. Magari hanno paura del fuoco e si allontanano. Oh. Ho poche speranze anche qua, però. Sembrano veramente tanti, eh. I rumori erano molto brutti e anche quel poco che ho sbirciato sembrava pieno di schifi, peggio delle falene con Claire, che se poi mi avvelenano pure siamo a posto. Non riesco a capire cos'è quella roba lì che c'ha sopra. Potrebbe essere il siero addirittura. Certo, che cosa ci faccia il siero in un vaso tenuto da una statua è un altro paio di maniche, però. Poi siamo sicuri che è l'unica direzione che posso seguire. Nella villa la porta è chiusa. Dobbiamo prendere il siero. In realtà sì. Nella villa di Resident Evil 1 lì c'era una mappa. Sì sì sì, infatti appena ho visto la statua mi ha richiamato alla memoria Resident Evil 1 con la statua. Però c'era, se non sbaglio, il mobile da spostare per salire. Qua non sembra poter fare questa cosa il personaggio, perché io ho provato a toccare quella specie di comodino che c'è lì, ma non mi sembra che lo muova. Quindi forse c'è un altro modo. Oddio, però non ho provato a spostare la statua. Forse la statua si può spostare.
stupido, fammelo proprio. Adesso Giuto mi hai messo giustamente il dubbio, quindi abbiate pazienza, torno indietro di nuovo un secondo. Non credo, però magari qui invece che spostare il mobile verso la statua, sposto la statua verso il mobile. Perché c'è una crepa nel pavimento lì, che il personaggio tra l'altro commenta. Quindi mi ha fatto venire il dubbio che si possa fare qualcosa, però non sono riuscito a farlo, quindi... Tanto siamo qua, un paio di porte di distanza, dai, non si perde troppo tempo. Vedete che c'è questa crepa che tra l'altro rende impossibile spostare sto mobile, perché non lo posso afferrare e spingerlo all'indietro, no? Non lo fa. Però la statua si può spostare. No, è troppo... E invece... Cazzo, Giuto, meno male che hai commentato sta roba, se no il dubbio non mi veniva. Bravo. Grazie. Perché io ho subito pensato a Resident Evil 1 e quindi... Aspetta un attimo, ma... Ecco, qua però devo capire. Si rompe il pavimento per il peso? O devo portarla vicino al... Vediamo. Perché io ho pensato subito a Resident Evil 1 e quindi ho pensato a spostare il cassetto lì, non la statua. Si romperà la piastrella? No. È solo per indicarmi di piazzarla qua, praticamente. Sì, poi voglio dire, non è super... pensabile che... Però non sale. Chris possa spostare una statua del genere. Vabbè che... Invece c'è molto. Vabbè che diventa sempre più pompato nei vari Resident Evil, però... Ah, è la mappa. Quindi è davvero come Resident Evil 1. È davvero come Resident Evil 1. A me sembrava una sorta di provetta. D'accordo. Ok. Non super necessario ovviamente, ma molto molto utile. Ah, ammazza. Ok, in realtà solo questo ci ho fatto vedere, perché il resto più o meno l'abbiamo già visto, e qua sotto che ci stavamo già andando. Va bene, perfetto. Tutto possiamo proseguire davvero adesso. Io ci provo, ma... Certo che in questi giochi mai ci sia un... Ma mi sa che non gliene può pagare nulla. Oddio. Oddio, si stanno allontanando. Cos'è sto schifo in mondo? Ma cos'è, un nano, tipo? Non so. In cima c'è forse un'altra ala. No, mi attaccano. Ma perché l'ho pestata io? O mi attaccano per scendere? Beh, scendi qua, ne ho per qua. Ok, io voglio capire quanto danno mi fanno questi stronzi. Finché sono verde, ok. Credo che mi... stia applicando dell'autosuggestione nel pensare che con l'accendino mi dia meno fastidio, ma io nel dubbio lo tengo acceso. Male non ci fa. È come la superstizione in Bloodborne del fuoco con le belve. Esatto, no, zombie. Fa atmosfera. Però adesso deve fare atmosfera la pistola, perché ci sono gli zombie. Dov'è? Eccolo. Ah, due. Madò, quanto veloce! Quanto veloce mi è andato addosso! Ehi! Cazzo,
Cadi! Via! Non lui, l'altro! Dov'è? Perché è lì? Si è alzato là. Sei morto? Ok, adesso sono giallo, mannaggia. Vabbè, abbiamo preso un'erbetta e qua c'è un'altra. Comunque ripeto, le erbe rosse, manco per scherzo, eh. Lì c'è un altro che ovviamente è vivo, ma non c'è dubbio. Però io non so mai se sparargli preventivamente, perché magari non c'è l'hitbox e quindi spreco munizioni. Una vecchia lampada olio. Cioè, meglio, ah, alcol, ma c'è dentro ancora dell'alcol. Ma che c'è? Un documento? Sì. Oddio. Ah, ecco cos'era quella schifo lì. È una formica regina. Quindi report di ricerca sulla formica regina. È tipo il culo, o meglio, l'addome della formica regina. Dopo aver scoperto i resti di un antico virus all'interno dei geni di una formica regina, mi sono concentrato sulla ricerca delle formiche. L'ecosistema delle formiche sembra veramente ideale per me. C'è una formica regina in ogni formicaio, e formiche soldato e formiche lavoratrici sono schiavi della regina. Dedicano le loro vite alla regina. La morte della regina significa la fine, la catastrofe dell'intero alveare. Non è alveare, anche se è simile come cosa, ma è formicaio, simile alle api, no? Tuttavia i soldati e i lavoratori possono essere facilmente rimpiazzati finché la regina è in vita. Questa è esattamente la stessa relazione tra me e le altre masse ignoranti. Fantastico. E il resto della massa ignorante. Ho avuto successo nel creare un virus ideale impiantando il gene della regina formica nel virus madre che Spencer ha trovato. Ok. Ok. Quindi questo che scrive è Alexander, perché era lui che sperimentava, no? Oppure è qualcun altro, perché Alexander comunque aveva fallito nonostante avesse committato il più possibile. No, è Alfred, l'ha fatto sul padre, sapevamo degli esperimenti. O è Alfred o è Alexia. Ho letto adesso la riga successiva. Ho usato il mio altrimenti inutile padre come soggetto per i test. Ricordiamoci che c'era questo odio nei confronti del padre per essere stato inutile da parte di Alfred, e quindi lo volevo usare come esperimento, e lo ha fatto evidentemente. Anche se, scusate, qua la memoria mi sfugge, non avevano scoperto che il padre era quello nell'ascensore? Non avevano scoperto che era lui, che è toppesissimo come roba, che abbiamo ucciso con Claire? Beh, ha sperimentato così e poi ha fatto quella fine? Tuttavia, come mi... Esatto. Quindi, cioè, veramente gliene hanno fatte passare di tutto e di più. Madonna. Come mi aspettavo, il virus ha causato un rapido cambiamento nelle sue cellule, triggerando la completa distruzione del suo cervello, delle cellule cerebrali e della carne del corpo. Inoltre, infatti ci sta spiegando di come è diventato. Un tipo speciale di gas velenoso si è generato all'interno del suo corpo. Contro il quale l'erba blu non ha alcun effetto? A causa di questo ho creato un antidoto in caso di emergenza. E l'ho immagazzinato dentro il magazzino delle armi e sostanze chimiche al B2, al piano B2. Va bene, però noi ci siamo stati lì, non abbiamo recuperato un antidoto, sbaglio, con Claire non ci siamo stati. Alexia che scrive, ok,
per l'appunto, ho deciso di nominare questo virus con un potenziale inimmaginabile, il T. Veronica virus, ok? Che è una versione diversa dall'altro, però, a cui stava lavorando Alexander. Cioè, è la versione ancora più potente. Quando ho scoperto come potevo utilizzare la potenza di questo magnifico virus, la mia grande ricerca... Anzi, quando scoprirò, perché la mia ricerca sarà finalmente completa. Probabilmente giustificano qui il motivo per cui Claire non può essere curata con l'erba blu. Ok, ok. Sì, giusto. Perché... No, aspettate però. Io ricordo che la boss fight l'abbiamo fatta, mi sembra, in due try. Al primo try ci aveva avvelenato, ma noi non avevamo le erbe blu. O non le ho usate. Quindi non sappi... Cioè, non ho mai avuto modo di constatare questa cosa. Cioè, la leggiamo qui adesso, ma... Non ho mai provato, concretamente, se la boss fight mi potesse... Cioè, potesse essere curata o no. Però credo che in questo caso si riferisca alla situazione di adesso di Claire. Cioè, è chiaro che adesso non può essere curata. Però se sta parlando di quella boss fight, perché è lui il padre... Sì, sì, adesso serve il siero, ma forse mi sono spiegato male. Collegavo le due cose, no? Nella boss fight, perché, ripeto, era il padre, se ben ricordo, no? Per l'appunto me l'hai detto anche tu, Giuto. Nella boss fight, il padre, quando ci attaccava... ci avvelenava, mi pare, appunto con questo veleno. Però io non ho mai provato se fosse curabile con le erbe blu. Ma penso per forza di cose, perché altrimenti come facevo a finire la boss fight da avvelenato e poi a curarmi dopo? Però è anche vero che dopo switchiamo su Chris. Quindi anche rimanendo avvelenati... No, ci sta, ci sta. È possibile che anche nella boss fight non sia possibile curarsi con le erbe blu, perché tanto poi vai a giocare Chris e Claire la ritrovi qua già avvelenata. Quindi avrebbe comunque senso di coerenza, diciamo, di gioco. Comunque ci serve l'antidoto, lo sappiamo. Okay. E questo è il T. Veronica. Ok, ci fa vedere la stanza. Ma io lì ci arrivo come? Perché io da qua non posso passare. Ma poi lì noi c'eravamo mica già stati con Claire. Allora, come sto messo? Giallo. Cioè, così. Perfetto. Comunque sì, giustifica appunto che non basti l'erba blu e serve un antidoto. Come col veleno del serpente in Resident Evil 1. Ritratto di una bella donna, Veronica, ovviamente. Della famiglia Ashford, la matriarca, se vogliamo dire. Perché se guardano ancora lo zombie, Chris? Ah, c'è un oggetto. Ah, erba blu. Va bene, iniziamo ad avere un po' troppa roba. Però... Boh, chissà dove la prossima sei. Questo si sveglia. Ah! Lo sapevo! Lo sapevo, stavo dicendo! Devo muovermi prima che si alzi anche quello. E infatti, preciso. Che stronzi, che stronzi. Sono ferito? No, dai. Dai. Forza. Venite. Ehi. Niente che siete morti tutti. Ma com'è possibile? Come ha fatto a ucciderli tutti sparando solo a uno, scusate? Con la pistola? Ma sta facendo finta? Adesso passo di qua, mi aggrabba. Sono morti tutti, ragazzi. A posto. C'è andato di lusso. Cioè, lui li guarda ancora, non è mica molto convinto, eh. Non so se c'è magari ancora un oggetto da qua. Questo qua ha degli spasmi. Mi lasciano poco tranquillo. Però.
terminale di un computer. Probabilmente era collegato a un supercomputer. Ok. È morta la formica regina. E il formicaio sembra essere perduto. Quindi quella là schifosa gigante non era tipo l'addome della formica, o ne hanno creato un'altra gigante. Sempre ben accetti. E qua ce ne sono altri. I proiettili. E basta? C'è nient'altro qui dentro? Va bene. Quindi la cosa da trovare era il documento. E basta. Almeno non sto vedendo nient'altro io. Cioè, 5 zombie in una stanza per il documento. Fantastico. Ma io posso accendere sta roba? Cioè, se io visto che c'è dentro ancora della... Se faccio così si accende. Sì! Welcome to Code Veronica. Esatto, ti fanno sprecare 1000 risorse, rischiare la morte, e tutto per un documento che, per carità, sempre figo leggerli, però un po' cattivella come cosa, eh? Ok, c'era da accendere la luce. Fine. Come l'altra stanza che c'era il camino da accendere, poi non c'era nulla. Vabbè. Certo, ho sempre paura di aver skippato, però non sembra davvero esserci nient'altro. I cassetti non si aprono, lui non guarda robe, guarda solo gli zombie morti. Niente. Va bene, andiamoci. Andiamo dall'altra parte, io tengo sempre la cellula accesa. Stiamo raccogliendo ste ali. Ah, ma le ali sono 4, perché giustamente la libellula ne è 4 di ali, stupido, non 2. Questo lo so adesso. Mi ha ferito? No. Facciamo così, che se c'è un hunter siamo pronti. Il sangue qua non promette bene. E siamo anche un po' pienotti nell'inventario, vediamo. Al massimo combiniamo 2 erbette. Oh no. Quando c'è il cuore, sempre ansia. Qualcuno sembra... Eh sì, infatti, o qualcuno ha trascinato un ferito, tipo un hunter che ha trascinato qualche persona, o qualcuno ferito si è trascinato all'interno. Comunque non andrà bene. E non ho nemmeno troppe munizioni, quindi cazzo. Sì, ancora tracce di sangue. Sembra esserci una perdita di gas o qualcosa. Ah, ma c'è una scaletta, questa non so. Qualcuno ci deve essere qui dentro, c'è il sangue. Cioè, adesso viene tutto. Ah no, è lo statico dello schermo. C'è un altro documento. Di nuovo tutta la strada per un documento. Non credo proprio. Report della ricerca sul virus, di nuovo. Il lavoro continua sul T. Veronica virus, che ho estratto dalla formica regina. Più proseguo insomma la ricerca su di esso, più sono impressionata, penso sia ancora Alexa che scrive, dal potenziale che ha. Finalmente impiantato il virus nel mio stesso corpo e scoperto come utilizzare il suo potere. Eviterò di fare l'errore che ho fatto con mio padre. Sopprimerò l'attività del virus a una temperatura ultra bassa, così che le mie cellule cambino lentamente. Non andrà a finire bene, lo sappiamo. Abbiamo già visto il buon William Birkin e altri fare una bruttissima fine
dopo essersi iniettati il virus. Quindi i miei calcoli indicano che ci metterà 15 anni. Ecco perché è stata ibernata. Che stupido, l'ho collegato adesso. Lei è stata ibernata, ecco perché. Lo avevano letto da Alfred, no, questa cosa. Ci metterà 15 anni prima che il mio corpo guadagni l'immunità e divenga abile di coesistere con il virus. Pensa come si è preparata tutto sta qua. Fino ad allora non ho scelta se non insomma fidarmi della capsula in cui sarò, insomma appunto si iberna. Ah ok, sì, dovrò affidarmi di quel inetto ma leale soldato. Credo sia un errore qui, è soldier, hanno invertito le lettere, perché è formica soldato, che è mio fratello. E appunto, infatti, lui scriveva di questa cosa, no? Perché io ottenga questo illimitato potere, alcuni rischi devono essere corsi, devono essere presi. Quando mi sveglierò, sarò la regina. Il T. Veronica virus sarà rilasciato sull'intero mondo dai miei figli? Ok? Ma, aspetta, la sto prendendo troppo letterale. Sta parlando di... cioè, nel senso, lei vuole figliare... pensando di trasmettere ai figli i geni del virus come portatori sani e quindi essere in grado di infettare gli altri pur rimanendone immuni e quindi controllando il mondo? O parla di figli in senso lato, tipo lei è la formica regina, quindi tutti gli altri sono più sono come le formiche schiave, quindi soldati, però è tutti al servizio della regina? Penso sia più la seconda, perché non abbiamo mai sentito parlare del fatto che lei voglia figliare in questo modo, però avrebbe senso in entrambi i casi. Ma visto la metafora, più che metafora, la similitudine che fa tra lei, formica regina, e la formica regina con le formiche schiave, penso che sia più figli come servi, no? Tutti sotto il mio potere, perché io infetto tutti, io sono immune, li controllo e tutti obbediscono ai miei comandi. No, credo più intenda figli come infetti. Esatto, penso sia più una roba del genere, sì. Fino all'ultima creatura sulla Terra esisterà per servirmi, ok. A quel punto il mondo raggiungerà il perfetto ecosistema, proprio come un formicaio, ma su una scala molto più grande, certo. Pazza completamente anche lei. Però scusate, sono passati 15 anni, perché lei si è risvegliata adesso, ma non sembra così potente come dice di essere, no? Quanto era passato? Ce l'aveva detto Alfred. Se erano passati effettivamente 15 anni o no, però non lo ricordo. Era in un file, vediamo se lo recupero. Era un diario, quindi... vediamo. Ok, è questo per forza? Credo fosse un diario. Ah, giusto, qua parlava di un segreto per cui odiavano il padre, certo, per cui qua sono arrivati a fargli gli esperimenti. Eccoci. Ok. Fallimento del padre come esperimento. Poi non parla dell'ibernazione. Eccolo qua, parla di averlo imprigionato sul suo corpo. Ok, no, ok, lo diceva anche qua per 15 anni. Però non parla di quanto tempo sia passato. Però... scusate, allora... potrei, come al solito, essermi perso io delle parti giocando una volta a settimana e quant'altro, ma... le possibilità sono due. O non si è ancora ibernata,
e noi siamo arrivati proprio prima che lei cominciasse questa cosa. Cioè, lei ha già in mente cosa deve fare, ma siamo arrivati prima che si congelasse. Oppure si è già risvegliata. Non mi è ben chiaro che a livello di cronologia, no? Però non credo che altri documenti ne parlino. Oppure aspettate. No, però Alfred non è caduto, perché sto pensando all'opzione 3, è di nuovo Alfred che impersona la sorella, di nuovo, sono gemelli. E ci sta fregando ancora, e quindi lei in realtà è ibernata in questo momento. Però li avevamo visti insieme stavolta, vero? Non sapete che non mi ricordo. Però Alfred non era caduto? Era caduto lasciando il fucile a terra, che poi ha raccolto Claire. Quindi, vabbè, vediamo. Qua mi sa che c'è la capsula. Però no. O meglio, sembra esserci qualcosa, ma allora la persona che si è trascinata usciva da qui. C'è il sangue che parte da qua. Ciao Danilo. No, non ci sono domani. No, no, il mercoledì non riesco mai. Se è per le carte da ridarmi, o sabato, o se non ci sei tu, magari lasciale pure a Dani. Se c'è lui me le ridà lui, non lo so. No, no, mercoledì. Ah, ok, no, ci sei sabato, a posto allora. Allora ci vediamo lì. No, no, mercoledì difficilmente ci sono, perché finisco tardi con le varie cose, quindi non faccio tempo ad arrivare a 8:30 e poi vado in live alle 21:30. Ah, hai venduto il mazzo? Ci sta. È accendo tutto, però lo vorrei tenere perché sono molto tentato di giocarlo anch'io in realtà. Quindi se lo vuoi testare te lo presto, quello sì. Sì, te lo posso prestare, perché tanto non ho tempo per testarlo io adesso. Però lo voglio sicuramente tenere, perché secondo me poi rimettono Sharvara 3, quindi magari non subito, ma ecco, testamelo te. L'unica cosa, non ho la terza Yama, o meglio, ce l'ho, ma non è giocabile, perché è stata stampata senza il bollino in fondo, non so come mai, purtroppo è uscita così. Però vabbè, per il local non penso sia un problema. Sì, esatto, chissene. Esatto. Quindi non dovrebbe essere un problema. Comunque sì, perché l'avevo testato pochissimo prima della banned, mi piaceva parecchio ma non ho avuto tempo di masterarlo. E però adesso ero lì anch'io per volerlo giocare, ma non ho tempo per il testing. Quindi nel frattempo, se vuoi provarlo tu, te lo presto tranquillamente. Sono in lab con Tavianetta. Ho visto qualche lista e ne sta giocando 3 per il grind. Poi, appunto, non avendo testato, non saprei. Però è molto figo. Tra l'altro stavo appunto cercando anche di rarizzare con gli accendi usciti dall'OTS. Quindi... Però sì, te lo tiro insieme per sabato. No problem. No, qualcosa è scritto qui. Come gemelli, Alex e io siamo due lati di una medaglia, di una moneta. Design is un design è inciso sotto il nome di Alexia, cosa? Ah, sto installando un robot che non so bene che comprare, e c'è un unico strumento recente che si vede. Sì, ma anche perché, ripeto, secondo me per un po' Sharvara 3 lo rimettono, ma senza nemmeno aspettare troppo. Cioè, è onestissimo come deck. Quindi ci sta. Infatti neanche farlo apposta, proprio anch'io sti giorni ci stavo pensando. Eh sì, esatto, poi c'è anche la versione con gli Yubel, sì. Non è per niente male. E in vista poi di una banner in cui non si sa magari quanto possano toccare la roba a fuoco, anche se non credo troppo, comunque è un'ottima alternativa, sì. Molto molto carino. Poi in questo momento credo non costi nulla praticamente.
rispetto poi a roba a fuoco o altro che c'è in giro. Quindi è anche un ottimo investimento. È un centello, esatto, sì, sì. Credo stiano qualcosina ancora i Link e poco altro. Cioè, posto che uno abbia le staple, ovviamente, perché Trust e tutto il resto, se uno l'ha già, è a posto. Se le si vuole giocare, ovviamente. Ah, ecco, perfetto. Ecco quelle, però vabbè, se hai venduto fuoco, i soldi li hai tirati su e quindi riesci a coprire tranquillamente la spesa. Poi vabbè, le Trust lì sono forti, però insomma, ci si può lavorare anche senza momentaneamente per testarlo. Esatto, costava giusto un tantino il fuoco. Poi tra l'altro avevi anche quelle, cos'è, Quarter Century, no? Quindi direi che sei ampiamente in budget, anzi, te ne prendi due, mi sa, di deck, se vuoi testare. Allora, abbiamo sto simbolo qua, che non ricorderò mai a memoria. Cuore, picche, la doppia. Il simbolo della doppiana l'abbiamo già visto da qualche parte, però. Oddio, Alexis Alfred, perché l'ho collegato solo adesso, ma che tutte le cose... Ah, giusto, aveva anche le cose American, certo, è vero, è vero. Sì, sì, sì. Ma secondo me hai fatto bene. Tanto di eventi grossi non ce ne sono. Poi ci sarà una banner, quindi ci sta. Dai, dai, ci vediamo sabato allora. Buon local domani. Buonanotte. Alla prossima. È il simbolo degli Ashford. Sì, non me lo ricordavo, ok. No, però ho collegato adesso che AA è anche Alexia Alfred, no? Perché sono tutti con la A? Ashford, Alexander, Alexia, Alfred. E invece Veronica, no? Che lei ha fondato tutto, no? Lei è diversa. Veronica. Fottetevi, io non ho il nome con la A. Ce l'hai sul pe... È vero! Ah! Bravo! Ci sarei arrivato riguardandolo, ma è quello allora. Aspetta. E non ce l'abbiamo qui. C'era il dado con i simboli, è vero. Servirà qui. Aspettate un secondo, fatemi ispezionare. Qua non fa niente però. Ma si può avere un po' di luce anche qua che se ne niente. Allora, io provo a metterli banalmente in ordine. Mi viene il sospetto che il dado ci possa sbloccare altre cose. Però, in effetti, cioè, non è che possiamo tirare il dado e far cose. Cioè, lo posso osservare e premere i simboli che ci sono sul dado, ma... Intanto facciamo questo. Oddio, quanto è lontana la... ma devo ritornare in mezzo agli insetti. Anche perché in realtà io sul dado non so in che ordine premere le cose, quindi... No, premiamo qua. Premiamo qua perché tanto... Cioè, tornare indietro per prendere il dado e fare dei tentativi strani... Sì, no, chiaro, hai fatto bene a dirmelo che mi hai ricordato, però mi è venuto il dubbio, detto magari con il dado si possono fare robe strambe, esperimenti, però... Allora, così, e così. Non ho sbagliato. Non c'è nessuna risposta. Al contrario? Ok. Ma riprovo mica di aver sbagliato, ma... Cuore. Picche. Ashford, ecco, non funziona. Ma forse serve davvero il dado? Leggi bene la fase iniziale, sì. Ok, mi sono distratto io allora.
può essere, visto che stavo chiacchierando. Qualcosa è scritto. Come gemelli, Alexa e io siamo due lati di una medaglia, di una moneta. Ok, questa forse. Quindi questo, se questo è quello di Alexia, è speculare. Questo è sotto il nome di Alexia. Devo ragionarla tipo ribaltandola? Rileggo ancora, perché sennò siamo i due lati di una moneta. Questo è sotto il nome di Alexia. Ok. L'indizio è i due lati di una moneta, immagino. Però, cioè, come la devo leggere? A specchio? Oh, abbiamo già provato il contrario. A meno che intenda se il primo è di Alexia e il secondo è di coso, cioè tipo... Lo sapete che io sti enigmi mi perdo in maniera idiotissima quando poi la soluzione è facile, perché penso sempre a delle cose astruse che non hanno senso. Ma se tipo il primo è di Alexia e il secondo è di coso, quindi tipo così, così no, ovviamente... Non ho memoria di questo enigma. Se facessi simboli opposti, tipo al posto di cuore picca. Sì, sì, infatti stavo pensando una combinazione considerabile l'altro lato di una moneta, no? Però cioè, non sono 8 e allora dico che metto gli altri. Sono 6. Ma sono 4 quelli di Alexia, quindi come faccio a fare opposti? Non combaciano. Al posto di cuori picche, al posto di... Ah, bella, dici. Però c'è anche il simbolo biohazard, no? Cioè, dove li colloco? Picche e cuori potrebbero già essere opposti tra loro. Non lo so se li considererei opposti. Sì, potrebbe essere. Però, cioè, non sono simboli che mi richiamano un'opposizione qui. Poi in realtà sono gemelli, quindi... Ah, aspetta, aspetta, a meno che siano tipo coppie. Ho capito forse, aspettate. Ho capito, credo. Hanno 4 però. No, scusate, pensavo di poterne mettere di più. Ah, sono opposti all'ombrella. Regina opposta in fe. No, io stavo ragionando che questi sono semi di carte, no? Cuore e picche. Questi sono due simboli dell'ombrella, biohazard e logo. E questo, regina e A, sono la famiglia Ashford. Quindi funzionano a coppie, no? Però non saprei... A opposti all'ombrella? Sì, è vero. Ne abbiamo letto. E regina opposta a infetti. Poi sappiamo anche Wesker qua per ostacolarne, infatti.
Potrebbe funzionare, sì, quindi potrebbe essere. Però picche cuori, quindi cos'è? Per sviarti, stronzi? Non lo so. Quindi potrebbe essere così, 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 così? No. Allora, in sequenza... Inizio a pensare che serve al dado davvero, eh? Ho sbagliato. Picche cuori, ombrella infetta. Però perché? Ah, in quel senso tu dici vi sono opposti. E però non mi torna con la frase iniziale. Cioè, può essere, però non ho. Cuori picche. Sì, ma... vediamo. Potrebbe essere, eh. Però un po' strano, cioè non. Ah, però picche cuori, scusa, hai detto, quindi al contrario. Potrebbe. Voglio provare a recuperare il dado. Secondo me potrebbe essere quella la soluzione. Tipo, sulle facce del dado... Eh no, però un dado ha sei facce, quindi dovrebbe esserci tutte. Magari qualcuna non c'è perché se ne ripete... Provo un attimo a andare là. Non vorrei incartarmi qua, che magari il dado te lo suggerisce in maniera semplice. Comunque sì, c'è qualcuno è uscito da qua, perché il sangue è lì al in quella specie di piattaforma. Quindi andiamo anche a depositare un po' di roba, che siamo... La faccia... esatto, pensavo anch'io una roba tipo la faccia opposta del dado, esattamente. Se io guardo il simbolo del cuore sul dado, guardo qual è la faccia opposta ed è il primo simbolo. Se io guardo le picche, guardo la faccia opposta del secondo simbolo. Pensavo una cosa del genere, avrebbe molto senso. Secondo me potrebbe essere quella la soluzione, che era la prima appunto che avevo pensato. Se il dado serve lì. Però a sto punto... potrebbe essere la risposta. Andiamo a vedere. Alla fine la serviva veramente. Oh, magari no, però... mi sono fatto anch'io l'idea che sia la faccia opposta del dado il riferimento. Parla di lato opposto della medaglia, della moneta. In realtà noi abbiamo il dado. Penso che giochi su quella cosa lì. Vediamo se ci abbiamo preso. Perché in teoria il suggerimento che riesco a cogliere è solo quello, poi se è altro boh. Allora qui abbiamo un'altra ala, non serve la quarta. Vedete che simboli sono quelli? Sì, è così, dai. È così. Questa qua via e prendiamo il dado. Io un'erbetta me la terrei. Vediamo prima di fare i giri strani, ma sicuro, guarda che sono quelli i simboli, eh. Sì, non può essere un caso. Ok. Ma in realtà possiamo anche non portarcelo dietro se serve solo per vedere la cosa. Basta tenere la memoria, che è un'impresa quest'ora. Ma allora, abbiamo cuore che corrisponde al sim. No, portiamocelo dietro, perché se non è quello e la soluzione è un'altra e ci serve, se no dobbiamo tornare qua. Ci ho già ripensato. A memoria lo potevo pensare come opposti, ma se poi non è quella la soluzione e devo tornare qua, prendere solo tempo. Anche perché magari poi non ci serve più. È che è strano un oggetto che sia solamente utile come indizio visivo. Cioè... è mai capitato in un Resident Evil di avere un oggetto che serve che raccogliamo e serve esclusivamente da osservare per capire un enigma? Di solito hanno anche un utilizzo pratico da qualche parte.
Mi viene difficile poter fare la disinfestazione con l'accendino in mano e il fuoco, ma ok, al gioco va bene. Pestali tutti, pestali. Con Veronica è molto originale nelle meccaniche. Eh sì, infatti essendo un po' particolare come titolo rispetto agli altri, può essere, può essere. Sono andato dalla parte sbagliata. Vero? Bravissimo. Così altri insetti che mi morsicano. Bravo! Molto bene. Poi non sembra che mi stiamo facendo danno, però secondo me dopo è un danno minuscolo, ma a forza di essere morsicato, prima o poi divento giallo, eh. Sta bene, sta bene. Proviamo l'idea che abbiamo avuto. Tanto usa addirittura. Vedremo. Abbiamo detto cuore è il simbolo della famiglia. Poi abbiamo picche, corona. Quindi famiglia, corona. Famiglia, corona, cuore, picche. È l'opposto in effetti. È l'opposto, ma non interamente, cioè a coppie. Eh sì, quindi famiglia, corona, cuore. Yeah. Devo metterlo lì adesso. Ok, ecco come lo lasciamo. A posto. Ce l'abbiamo fatta. Direi che si è svegliata e ha ci ha infilato il fratello nella capsula, quindi è proprio lei, mi sa. L'anello di Alfred è il Blue Tearstone Ring. Mi fa schifo come Alfred è morto. Quindi Alexia si è risvegliata e ha ammazzato il fratello. Però noi la vediamo così normale, cioè non sembra avere poteri sovrannaturali tremendi legati al virus, per adesso, eh. Vuol dire, abbiamo pur visto cosa può fare il virus. Quindi sembra un po' strano. A questo punto me la immagino come boss finale che si trasformi, però. Rimuoviamo. Abbiamo la pietra blu, che ancora non sappiamo dove usare. Tutto ciò, eh. L'altro era di Alexander, quello verde. E mo che facciamo qua però? Era di Alexander, quindi padre e figlio, ma anche quello di Alexa in teoria, che avrà lei, perché lei è in giro, bella tranquilla. Dove dobbiamo andare? Cioè, so dove dobbiamo andare, perché la mappa ce l'ha detto. Dobbiamo andare qui. Però come ci arrivo qui? Noi abbiamo questa zona che è finita. Questa zona che ha la porta chiusa, ma c'era il simbolo Biohazard, quindi non possiamo aprirla, secondo me. Secondo me quella lì la apriamo quando torniamo da Claire col siero. Aspetta un attimo, io sono qua, salgo e vado lì. C'è sempre la tigre, magari davvero inserisco i due gioielli, ci avevo preso? Perché sennò qui abbiamo la villa che è chiusa, quindi lì non si può andare. Magari davvero la tigre? Inseriamo il gioiello di Alfred e di Alexander al posto degli occhi... adesso proviamo. Mi sembra plausibile, anche se è diversa la forma dei gioielli, però è proprio per quello che ho
rinunciato prima, perché mi sembra diverso. Però lo sapevo, ci avrei giurato. Ma quello che mi sono tenuto le erbette. Sono piccoli dannini che sommati fanno un danno consistente. La tigre è qua, ma ci serve l'altro gioiello. Che paura, visto la statua, pensavo su uno zombie, e adesso è lì a terra, altezza uomo. Perché poi questo gioco ti mette proprio la paura che compaiano dei nemici stronzissimi all'improvviso, che parte una boss fight all'improvviso. Cioè, di solito è sempre molto leggibile, no, Resident Evil, quando stai arrivando in una situazione da boss, eccetera. Questo è più stronzo, proprio più stronzo, è più improvviso. Cioè, a volte l'abbiamo capito, però a volte l'hunter che ti sbuca dal nulla e ti disintegra la vita, non è simpatico. Quindi ti fa rimanere sempre teso. Funziona proprio come survival, no? Non che gli altri non funzionino, però questo ti mette molta più ansia, almeno a me la mette, rispetto agli altri, molta di più. Su questo è decisamente superiore ai precedenti. Su altre cose ovviamente no, però sono curioso di vedere nei successivi che cosa hanno fatto. Veramente curioso. Cioè, cosa hanno mantenuto e cosa hanno cambiato. Togliamo questi e gli altri, no? Se non funziona, niente. Però giusto, gira da sola, quindi no. Non posso farlo. Come non detto. A meno che... Ma anche perché cosa potrebbe sbloccare? Cioè, si gira da una parte e dall'altra. Non ci sono combinazioni strane con questi gioielli, vero? No, no, non è questa la risposta. E allora dove devo andare? I gioielli si combinano insieme. Ho sbagliato. No. Oddio, sto cercando di far mente locale se c'è stata qualche zona che mi ha lasciato indietro che richiedeva sti cosi. Boh. A meno che vanno però ci manca anche un'ala della libellula. A meno che vanno attaccate a quella. Qua c'è il simbolo, vedete, Biohazard. E non può essere la strada. Cosa diceva nella porta della villa? Qua c'è un simbolo anche lì. Sto pensando, cosa abbiamo lasciato indietro? Ah, mi è venuto in mente adesso. C'erano nel quadro della villa con i tre
con i due gemelli e il padre degli spazi. Però in teoria ci manca una cosa allora, no? Ci manca comunque una cosa, che ne abbiamo due. Sì, 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 state a vedere che è quello. È quello. Mi è venuto in mente adesso. Ci manca quella di Alexia, però. Non sappiamo dove sta. No, vediamo se ho ragione, ho ricordato bene. Vai, vai. Esatto. Esatto. Yeah. Sì, ma ne manca uno. Manca uno. Dove sta? Secondo me ci manca l'ultima ala della libellula per proseguire qui. Dove può essere quello di Alexia? Spero di non averlo perso io lasciandolo indietro da qualche parte, che non l'ho visto, C'è Claire che è tranquilla, avvelenata, ma non è un problema. È chiuso. Porca miseria. L'avrò lasciato indietro. Dove può essere? Qui in teoria abbiamo preso tutto, no? Questa giostra è strana, che non abbia utilità, però. Non mi era sfuggito qualcosa qua sotto, vero? Devo tornare a farmi morsicare degli insetti. In teoria qua abbiamo fatto tutto. Dove devo andare? Che noi abbiamo solo le ali della libellula, cioè non abbiamo altri oggetti che ci possano suggerire una via. Cioè ci manca l'ultima ala. Credo che la risposta sia quella. Provo a rivisitare i luoghi partendo dagli insetti di merda, se sono qui. Ma sì, vero. No, dove sono andato? Perché non riesco a imparare. Ecco, sono salito invece che scendere. Benissimo. Oddio, già che sono qua, buttiamo un occhio qui. Qua avevamo la safe. No, non è vero che la safe. Da una parte c'era la boss fight, la safe è di là. Che cosa succede? Entriamo qua. Allora, cosa mi sto perdendo? In teoria non c'è più nulla. Si vedono gli oggetti qua, non so come ho fatto a perdermene uno. Sì, me lo son perso. Scende, ma non dovrebbe esserci niente.
Anche vero che Alexia era qui, quindi magari seguirla è la risposta, perché ci ha lasciato qui con la boss fight e se n'è andata. Magari se la seguiamo succede qualcosa e troviamo quello che stiamo cercando. Perché qui... hai cercato dov'è? Perché... ok, ok, vabbè, se sono disperato magari ti chiedo un suggerimento, però per adesso, visto che potrei non ricordarmi io o essermi perso qualcosa, do un'occhiata. Ma qua sul padre avevamo già interagito e non c'era nient'altro. Qui abbiamo in verità diverse porte, tutte aperte. Sì. 1, 2, 3. Ok. Allora, partiamo con ordine da questa. Qui dovrebbe essere una stanza e basta, no? Quindi facciamo veloce. Spero non sia respawnato il mondo, come sempre. Ok, questa me la ricordo bene, ma non c'era altro, no? Tutto rotto. Ma no, non è un dormento. No, roba bruciata, inutile. In teoria Alexa è andata qui, no? Potrebbe essere la risposta, la segue qui. Ok, motivo per cui prima andiamo di là. Che controlliamo non ci sia altro magari. Rimasto indietro. Oh no, ma qua era una merda sto posto. Qua c'erano 40 miliardi di zombie belli tranquilli, tutti pronti a farmi il culo. Oddio, spero non sia qua in mezzo al ghiaccio, perché sennò non credo. Avevano già fatto l'interazione in sta zona, quindi non penso ci sia nulla. Non c'è nulla qua. Cioè io quegli zombie non li voglio affrontare, finiamo tutte le munizioni. Non solo nel che abbiamo addosso, ma pure nel gioco. Erano veramente tanti. Poi questi qua sono cattivi, sono quelli resistenti. Cioè non... no, dai, non sarà mai qui. Ci voglio, voglio autoconvincermi. Seguiamola. Se c'era il cuore. Cioè, seguiamo, nel senso, andiamo da dove in teoria è arrivata Alexia, ma... Ho il sospetto che non sia per niente questa la strada da seguire. No, qua non può essere. Qua abbiamo già visto e rivisto. Non c'entra niente. Tornare indietro non dovrebbe aver senso. Perché è respawnata la gente qui? Eh no! Vai via! In
Incredibile. Sono messi in fila, li ho abbattuti tutti e tre. Bravissimi. Continuate pure così. Ok, qua c'è una safe, vero? Che vorrei vedere un secondo per capire se magari sto ricordando male io e ho in inventario nella cassa un oggetto che mi serve, perché non lo escludo. Oddio, però qua non c'era, no, l'abbiamo messo il simbolo. Qui c'era il padre, una bruttissima fine. Pesissimo questa roba, veramente. Che pezzi di merda. Ehi. Allora, noi abbiamo la pistola, che non vedo come possa servirci in questo momento. Magari la esaminiamo. Questa che non si può aprire. Non abbiamo proprio niente. Abbiamo queste. Intanto le prendo perché penso che ci servano a breve. Prendiamo una seconda pistola e diamoci un'occhiata. Mica che mi sia sfuggito qualcosa, ma non credo proprio. Non mi sembra sia sensato. Intanto riguardiamo anche queste. Sicuramente ne serve un'altra. Sono quattro le ali delle libellule. Però erano due le pistole prima, quindi anche qua mi sa che è parte di qualcosa che ancora dobbiamo fare. Non credo proprio abbia un utilizzo in questo momento. E questa non si apre. Ma poi che senso ha che ci sia dentro la pietra dell'anello? Dai, su. Dobbiamo andare di là. Perché poi, in realtà, questo è il piano esatto, là in fondo c'è la stanza, ma questa era chiusa? Non credo si sia aperta adesso. Infatti, quindi non può essere. Sai che sono proprio perso qualcosa nell'esplorazione di là, eh? Pensando dove, però. L'ultimo check che posso fare è qua sopra. Non credo abbia senso nemmeno qui, ma... Cioè, l'unico motivo perché sono tornato fino a qua è che Alexia è arrivata da questa parte, quindi può avere un minimo di senso pensare di seguirla e vedere se ha lasciato qualcosa qui in giro. Ma non sembra proprio questo il caso. Ma questo? No. Questo secondo me serveva per scappare, l'avevo già detto. Niente, torniamo sui nostri passi e vediamo se mi sono perso qualcosa, per forza di cose. Che sia l'ala della libellula o qualcos'altro, è evidente che mi sono perso un oggetto. Adesso vedo cose ovunque. No. Ok, era un riflesso strano.
vedo cose che non ci sono. Esistono cose che non esistono. Facciamo comunque tutto con ordine. Sto pensando anche di nuovo spegnere la luce, ma no, perché mi blocca la porta spegnere la luce. Non posso andare avanti se spengo la luce. Però mi è appena venuta in mente una cosa, scusate. Adesso ci provo. Allora, qua in realtà avevo già ricontrollato, non c'è nulla. Questo? What? Ma sto posto? Quando c'ero stato? Ok, questo me l'ho proprio scordato. Dove siamo? Ah, mi sa che mi ha risolto. L'avevo completamente rimosso dalla memoria questo posto. Cioè, il modo di arrivare qui. Ok. Posto. Allora stai a vedere che c'è la Claire, l'anello. Comunque bisogna andare avanti così. Va bene. Mi ero messo in testa che quella montacarichi che ho appena preso fosse legato al come si chiama, il barile che abbiamo tirato su con la schiuma per l'estintore, e quindi non l'ho più toccato. Invece non ho, sono stato vittima di un mio falso ricordo. A posto, abbiamo il siero. Cioè, quindi Claire è rimasta lì come una poveraccia a soffrire quando avremmo potuto darle il siero una vita fa. Molto bene. Andiamo subito a curarla. Claire. Ah, tutto in automatico. I'll take care of you now. Feeling better? Thanks to you. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. Eccola, pazza. It's Alexia! Alexia? There really is an Alexia? Eh sì, è giusto, lei non aveva ancora capito il tutto. It is almost time you Ma ce l'ha il collo lei! Anche lei col cecchino, vabbè, se c'ha la mira del fratello non dobbiamo preoccuparci. Might know where Steve is. A lei la pietra però no, al collo o è un'altra signora, madonna. Ma questo da dove è saltato fuori, scusate? Così, c'è un serpente gigante che gira per la casa, sembrava più un verme che un serpente. Torniamo con Claire? Oh merda, abbiamo un sacco di roba nella saccoccia di Chris adesso, quindi tipo lo shotgun non possiamo recuperarlo perché non è nella cassa.
Chris! Dai, che non si è fatto niente. Che cazzo di... Just go. I'll che cazzo di verso è stato? But Chris... You've got to save Steve. Go! Ah, è Steve che ho urlato così. Mio Dio. Mio Dio. Quindi torniamo con Claire, che me l'aspettavo. Però pensavo fosse in una parte finale del gioco, non adesso. Ma pensa. Ok. Beh, in teoria però... sta così male, devo già farmi le cure. Infatti. Merda, anche munizioni pistola non ho niente. Perché ha tutto Chris. Ok, il gioco qua meno male che qualcosa mi dà, perché... Bene, adesso vediamo di organizzarci. In realtà sarebbe un buon momento per chiudere, proprio perché abbiamo switchato il personaggio. Ma dai, abbiamo ancora un pochino di tempo. Ho iniziato in ritardo, abbiamo chiacchierato, quindi andiamo avanti ancora un attimo, dai. Munizione dello shotgun, ma lo shotgun non ce l'ho perché ce l'ha Chris, non è nella cassa. È stronzetta sta cosa, eh. Se non te l'aspetti, non puoi. Ok, qua invece il gioco è onesto perché ti dà la cura. Erba rossa più erba blu, ti puoi fullare. Però appunto, se non te l'aspetti e hai addosso tutta la roba su Chris, sei un po' fregato. Non siamo messi così male, abbiamo il lanciagranate, abbiamo tante cose. C'è qualcosa dietro? La spingi? Sì, anche se stai male, va bene. Una cassaforte. Ah no, è un robo tipo per appendere lo shotgun che non abbiamo. Allora, aspetta, le curette, no, devo usarle, sì. È un po' difficile. Tra l'altro, porca miseria, Chris c'ha anche le nostre doppie cure. Non è una buona situazione, in effetti. Cioè, o spreco le erbe verdi, ma le due cure che fullano ce le ha tutte e due Chris. Cazzo! Brutta faccenda, molto brutta. Va ragionata bene, eh? Allora, tu purtroppo non sei più di alcuna utilità. Questa la apriamo adesso. Poi frecce ce le prendiamo e mettiamo quelle incendiarie che sono sempre utili. Abbiamo qualche risorsa ovviamente d'emergenza che però non vorrei sprecare. Avevi roba da aprire con il suo grandello? Questo? Sì, avevo preso la valigetta, adesso la apriamo. Ragazzi, non abbiamo cure perché io posso mixare due erbe verdi, ma le finiremmo, vorrei evitare. Vorrei proprio evitare, anche se visto la difficoltà del gioco a questo punto, non è simpatico. Allora, le frecce incendiarie ci aiutano tanto, però mi chiedo se sia il caso di tenere anche il lanciagranate e magari togliere la pistola finché abbiamo poche munizioni. Cos'è? Ah, ok, ovvio che ci fanno comodo, però le depositiamo. Mi sembra anche un buon momento per salvare, sarò sincero, anche se ormai siamo a fine live, quindi vogliamo fare il mega rischio di rifare tutto da capo perché non salvo fino alla fine. Quante cazzo di erbe blu che non mi servono a niente. Allora, cioè così va. Se poi adesso troviamo munizioni della pistola, torniamo a usare quella. Allora. Lì va appeso qualcosa. Lì troveremo magari un altro shotgun, un canne mozze per esempio. Controlliamo che non ci sia altro. T
direi che abbiamo fatto. Oddio, e se io supero sta porta e il gioco mi fa fare la boss fight col serpente? No, dai, è un corridoio. Però non puoi non darmi una macchina da scrivere qui, eh? Cioè, dai. Quanto può essere stronzo gioco? Non ci voglio credere. Ma poi io con Claire non avevo il cecchino. Che fine ha fatto il fucile da cecchino? Se l'è preso Alexia? Visto che ce l'aveva lei? Nella boss fight ce l'avevo. Nell'ultima boss fight di Claire. Ce l'hanno rubato. Questa non ho. Dio! Ah, ecco cos'è! È il. Sì, però non posso farne danni senza delle cure. Jump scare maledetti. Anche questa stanza mi ricorda un corridoio di Resident Evil. Dove poi si rompevano tipo le finestre, entravano gli zombie. E anche qua si è rotta la finestra. Dove vado di qua? Esatto, i cani, bravo Giuto, i cani, non gli zombie. Sì, che faceva cagare addosso anche quella come cosa. Porca di quella puttana. Vai via. Ah, fantastico. Perché mi devi infartare? Non c'è una macchina da scrivere. Ma io posso passare? Poi in casa. Io non capisco se sto prendendo danno o no. Spero di no, perché altrimenti sono cazzi. Però ti devi levare. Se no, qua è un problema. Vattene via. Schifoso di un coso tentacoloso. Vai via. L'altra volta sparando poi te ne sei andato. Ok. Porca miseria, eh. Io spero di aver preso hit gratuite, perché poi erano multiple hit. Si incastrava nell'animazione e non mi lasciava scappare. Che bel posto. Via, via. È morto. Anche di frecce ne servono una ventina per ogni zombie. Tu sei bello in prigione? Sì, si aprirà dopo per farmi la sorpresa. Vabbè, ok. Sì, va bene, cioè. Non mai mirare. Dai, Claire! Non c'è niente da raccogliere. C'è solo lo zombie che a un certo punto mi attaccherà. Vabbè. Vabbè. Io, ragazzi, senza cure la vedo male, eh. La proprio male. Credo di ricordare la caga che avevo in questo punto. Mi sa che il sentimento è simile anche per me. Scusate, cioè, più che altro siamo senza cure. Le munizioni, volendo, ce le abbiamo andando nella cassa, ma e cambiando le armi. Ma non abbiamo cure. E sta cosa è veramente, c'è qualcosa da terra, è veramente brutta. Calcolando che siamo in una fase molto difficile del gioco. Quelle cosa sono? A parte che lui si alza adesso. Ma io non riuscirò a colpirlo preventivamente perché il gioco è stronzo. Impossibile. Completamente impossibile.
Sì, praticamente quello che ho sprecato tentando di colpire gli zombie morti. Se ne sta lì. Perché lei lo guarda? È questo che mi mette ansia. Lei li guarda questi qua a terra, come prima che risguardava gli altri. Quindi mi fa sempre pensare che a una certa si alzi. Cos'è questo? Periodo blu? Trova tutti i file blu. Ah, ok. E vedete l'avanzamento dei trofei? 34%? In realtà è perché sono tutti di bronzo, ma guardando il numero sono 13 su 30, praticamente metà. Quindi io pensavo che tanti fossero i soliti challenge come achievement, quindi ho detto vabbè, in realtà saremo molto più della metà. E invece, a quanto pare, se sono tutti di trama non è così. Questo non è che siano di trama avere tutti i collezionabili, però sì, se uno esplora bene. File di sicurezza. La famiglia Ashford. Ah, no, ok. Il più grande segreto, più importante segreto della famiglia Ashford è tenuto in questo laboratorio. Bene. Immagino non sarà qualcosa di simpatico. Come precauzione di sicurezza, ho installato, e ci risiamo, e sempre lì andiamo a parare, un dispositivo di autodistruzione nella sala di controllo. E ho piazzato il codice di attivazione dentro il computer. Ma è sempre la stessa storia. Una volta inserito, tutte le porte si bloccano e... No, scusate, tutte le serrature delle porte si sbloccheranno per garantire fornire un accesso facile alle vie di fuga. Usando l'elevator, l'ascensore che connette direttamente all'hangar, una persona dovrebbe essere in grado di scappare facilmente dal laboratorio. E infatti l'ascensore l'abbiamo visto. Per favore, ricordate che ho usato il nome della mia bellissima antenata, immagino sarà Veronica, per il codice di attivazione, code Veronica. Gloria agli Ashford, Alexander Ashford. Ok. Quindi il file... Sì. Come, scusa? Oh, non dirmi che mi sciotta sta roba, eh? Questo succede quando non saldi dopo 3 ore di live. Quindi ogni singola cosa che succede è devastante. Soprattutto quando ci sono ste cose che ti possono uccidere all'istante. Rompilo, cioè. Ci vuol tanto a romperlo. Ah, ho capito. Ho capito. Sì, ma tiralo in terra, Claire, sei stupida, eh? Davvero devo fare sta cosa? No, non posso metterlo qui? Quindi come lo rompo? Buttalo qua sotto, no? No? Non ti piace? Il problema è che non c'è nemmeno un salvataggio, cioè non sto trovando una macchina da scrivere, se no salvo all'istante io, Cioè, adesso sì, siamo a fine live. Eppure non... c'è la salita di là, però è una porta chiusa, quindi... Andiamo nell'altra porta che c'è qui. Cioè, vorrei capire perché Claire non vuole rompere una palla di vetro, di cristallo, buttandola in terra, ma... Non mi piace questa stanza.
Oh no. Perché? Ma perché? Ah, ok. Non posso. Ma questa apre tutte le... Certo, apre tutte le gabbie. Zombie a terra è sparito. Non posso che andare di qua. Ok, sì, qui mi cavavo fortissimo. Non mi stai aiutando, Giuto. Già sono mega teso. Se mi dici anche tu così, è finita. Cosa c'è lì? Ah, c'è lo schifo immondo lì sotto. Ogni cosa mi sta chiamando la morte qui, senza avere il salvataggio alle spalle, quindi altro che essere cagati. Altro che cagarsi fortissimo. Porca miseria. Ah. Ok. Ma in emergenza girare entrambi i dispositivi simultaneamente. Quali dispositivi? Si lascia una volta che la carica è completa. Ma stai vedendo che devo davvero rompere la sfera di cristallo sotto la trappola? Ho capito, ma io poi come faccio lì? Non è molto fluido il gioco per poter fare una roba del genere a tempo, magari. Però è l'unica. Ripeto, Claire non la vuole spaccare in terra, a quanto pare. Io ci riprovo, però. Non è che la vuoi lanciare? Non la vuole lanciare. Non posso andare da nessun'altra parte. Non è che è molta scelta, ma sto coso mi cade in testa, come faccio? Ma ragazzi, porca puttana. Non mi ha preso, non so come. Come faccio? No, sto morendo dentro. Tra poco anche nel gioco. Come faccio? Perché devo fare sta cosa? No ragazzi, che cazzo vuol dire? Come faccio? Non vuole usarla la sfera lì a terra. Non può essere una cosa così contorta che devo farlo scendere e far cose strane. Oddio. Dove devo usarla sta cosa? Perché non c'è un salvataggio? Cazzo. Vattene. Se alle spalle un salvataggio farei tutte le prove necessarie, ma non è che qua posso appoggiare il lanciagranate tipo o un'altra arma. Sembra lo shotgun come cosa, però cioè
Con Chris era lo shotgun, quindi. No. Noi lo shotgun non ce l'abbiamo, saccoccia. Oddio. Oddio. Non è questo un softlock, vero? Perché questo, se io devo per andare avanti devo avere lo shotgun e non ce l'ho, è un softlock, eh? È assurdo, non ci riesco a credere. Non ci riesco a credere, però... Visto che mi avete minacciato con i softlock, la paura ce l'ho sempre. Proviamo a appoggiare altra roba, non credo possa essere la pistola. No. Ah, non c'è bisogno di usarla, lascerò per Chris, ma pensa, mi suggerisce anche. Proviamo a mettere il fucile, ma qua è proprio da shot. Cosa. Infatti. Secondo me devo tornarci poi con Chris e farlo con questo. No, non lo è, ok. Mi rassicuro perché... Visto che ho questa spada di Damocle continua del possibile softlock che mi avete detto, non mi fido più di niente. Però io, ragazzi, allora, più che buttare la pallina lì sotto la trappola, non so cosa fare. Però io, cioè, senza un salvataggio alle spalle, quella cosa come cazzo posso farla? Terribile. Non ho altro, tra l'altro non ho nemmeno le ali della libellula, ce l'ha Chris, ha tutto Chris, cosa devo farci io? Con molta calma, in cerca di una qualsiasi interazione che mi permetta di non dover fare quello che so di dover fare. Please. Vanno a spingere i cosi a vedere se ci sono interazioni, ma niente, perché di questa cosa? E che stavolta, tra l'altro, siamo andati avanti abbastanza lisci. Tanto che ho pensato una sola volta, quando l'ho detto, no? Ma mi curo o salvo? È l'unica volta che ho pensato al... Merda, ma forse devo salvare. Poi per il resto... E lì era anche abbastanza presto, cioè ci stava andare avanti senza salvare. Poi non ci ho pensato proprio minimamente per tutto il resto della live, perché stava sempre andando avanti bene. E quindi, niente. Qua... bloccato. Questo che non ho ben capito cosa mi stia dicendo. Come rilasciare la sicurezza in an emergency, ma in emergenza, quindi non è adesso. Turn both devices simultaneously. Quali both devices? Vedete, è solo in caso di emergenza, quindi non lo posso usare adesso sta roba, no? Mi sta venendo una fame assurda. Si sente nel microfono il mio stomaco che brontola. Ragazzi, la soluzione mi sembra che sia la trappola. Cioè, per quanto mi rifiuti di crederci, purtroppo è abbastanza evidente.
capito, però, cioè, come cazzo devo fare? Cioè, lei non la vuole, non la vuole usare. Correre dritto di là è tremendo, eh. Lo sapevo. Cosa vi devo dire, ragazzi? Cioè, fuori di testa sta cosa. Non può... Hai messo un checkpoint? Perché non è possibile. Ah, ok. No. Mi è venuto in mente adesso che nella boss fight c'era un checkpoint, perché sennò è ridicolo. Cioè, non mi puoi non mettere un salvataggio. Meno male. Pazza, sennò, una cosa. Veramente pazza. Rimane il problema. Cioè, fare quella roba lì con i comandi tank è devastante. Cioè, appena muovi un attimo sei morto. Poi vorrei capire perché lei non vuole mettere sotto la sfera, che non ha senso come cosa. Eh sì, col checkpoint si possono far prove. Ci siamo tolti questa paura, diciamo. Ma rimane il fatto che la roba un po' strana. Riprendiamo tutto quello che c'è da riprendere. Poi magari ci crepo uguale, quindi devo di nuovo rifare tutto, ma intanto prendiamo la roba. Cos'è che avevo poi? L'oro, basta. Ah, certo, le frecce. Ah, questa. Sto cercando due robe della memoria mia da piccolo, qualcosa che mi ricordo di questo gioco. Quanto al fatto che morire sotto quella roba da piccolo mi inquieta pure adesso, senza... senza essere da piccoli, quindi sì. Figurarsi, appunto, da piccoli. Ok. Sono un cretino, perché... Ok, ho fatto lo stesso. A posto. Eravamo così, no? Deposito le cose e via. Siamo a rischissimo softlock, ma potresti... Ah! Siamo a rischissimo softlock? Ok, bene! Sempre più rassicurante la cosa. Sono a rischissimo softlock. Sto pensando in che modo. Cioè, se abbiamo il checkpoint qua, in teoria non possiamo rimanere soft lockati. Cioè, abbiamo modo di cambiare le strategie, nel senso. Nel dubbio, se trovo un salvataggio, non usare lo stesso slot. No, assolutamente. Assolutamente, ma infatti ne ho creati due apposta e perché sapevo che c'era il soft lock, almeno uno. Quindi a ogni live tendo a salvare sullo slot, sull'altro slot, il meno recente, in modo che non succeda una roba del genere. Quindi, volendo, ne creiamo anche un terzo per essere ancora più sicuri. Qua c'è una roba? No, però tu sei morto e Claire non vuole. Cioè, ti guarda ma non vuole fare niente, perché ti alzerai quando si aprono le gabbie, le celle. Qui non si fa nulla e qui abbiamo la gag. Abbiamo la gag molto brutta. L'unica altra idea che mi viene è, una volta caduta la trappola, di salirci. Ci avevo già pensato prima, però è sempre una roba tosta col tempismo, quindi... Cioè, adesso non cade, no? Ok. Perché devo prima togliere la sferetta. Questo l'abbiamo letto.
però ci serve dopo, sicuramente ci farà l'ascensore. È che io qua non posso rimettere a posto il cannone perché è questo che attiva la trappola, evidentemente, no? Non posso muovermi. Porca miseria. Che cazzo di sequenza. Salici Claire, cretina, che non sei altro. Cretina. Adesso devo andare di qua. Ok, e mo? E mo? Qua, da qua la metti magari? Ti va? Io non sto capendo, eh. Fatemi capire, è davvero così? Madonna! Madonna! Ah, però si... questa è un pochino scema, eh. È un pochino tanto scema questa una cosa. Ho capito, ma adesso mi ricade in testa. Ah, si è fermata. Madonna. Ok. Ok. Cioè. Sì, sì, artificialissimo in maniera clamorosa, cioè, va bene. Ce l'abbiamo fatta un po' così. Cioè, parte la cutscene per non fartela cadere in testa dopo che hai poggiato la roba. Poi voglio dire, cioè, allunga la mano e buttala lì. Non è che c'è bisogno che salti proprio in mezzo alla trappola. Ok, va bene, accettiamo la cosa. Fa un po' ridere, ma... Ah no, questa non si apre con la tessera, sono stupido. Mi sembra si aprisse anche questa con la card reader. Solo quella sotto che apre tutte le celle, quindi so cazzi comunque. Quasi quasi vorrei usare il fucile d'assalto qua. Per gestirci il casino che succederà. Proviamo a fare senza. Abbiamo comunque lanciagranate. Io vorrei solo trovare un salvataggio e chiudere la live perché è tardi. Però non ce la facciamo. Il gioco è antipatico. Almeno un bel finale di live. Sì sì, col cagotto. Il finale di live senza cure. Tutto ciò. Che deve succedere ancora? No, cos'è attivato, Claire? Ah no, si è chiusa la porta. Non mi piace questa stanza. Puzza di trappola ovunque. Poi sembra essere una specie di piattaforma che si muove con la terra, più che un pavimento. E poi mi ricordo la stanza di Resident Evil 1 in cui vieni spiaccicato. Steve? Nella stessa trappola in cui era il padre. Claire. In cui era imprigionato il padre. Non toccare tutto, Claire. Non è una buona cosa, secondo me. Steve, passa sotto. No, ci passi, Steve, sei magro. Who did this to you? Passa sotto. No. That crazy woman told me she was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. Cazzarola. She's completely insane. Oh no. Oh no. What's wrong? È troppo tardi. Cazzo. No, povero Steve, c'era un coglione, però non se lo merita. Help me.
cazzo! Cazzo, ma sta roba è strapesante! Vabbè, non ho cure. Piangevo fortissimo qui da piccolo. E immagino, è stracattivo. Sì, abbiamo un problema. Come faccio a scappare? Immagino che Remake ti fa attaccare emotivamente a Steve. Ma infatti stavo pensando proprio una roba del genere, cioè pensa a una storia costruita meglio e non in maniera alla Resident Evil, che è più comunque tresciosa, no? In cui il personaggio di Steve effettivamente, perché ha un background su cui puoi costruire, il padre che si è trasformato, lui che è stato imprigionato, cioè un personaggio scritto bene e poi lo fai finire così. Cattivi? Cattivi? Cioè, a questa età, voglio dire, ti impatta fino a un certo punto, perché appunto poi i Resident Evil sono costruiti un po' così come narrazione, cioè fa sempre abbastanza ridere, no? Però, appunto, penso giocato da piccoli, sicuramente è traumatico. E in un remake magari comunque costruito, con un personaggio costruito come si deve, è pesissimo. Pesissimo. Anche perché, di nuovo, è la prima volta in un Resident Evil, calcolando cronologicamente, che vediamo una roba del genere. Cioè, nell'uno puoi perdere i personaggi, possono morire. Però lì è, tra virgolette, colpa tua, cioè dipende come giochi. Puoi ricaricare, magari fare robe diverse e salvarlo. Ma non sembra esserci un'altra possibilità. Cioè, lui muore e basta. In maniera tremenda, tra l'altro. Nel 2 e nel 3 situazioni simili non ne abbiamo. Perché nel remake del 2 c'è Ada, che sembra morta, poi non è morta, ma se non sbaglio non c'è nell'originale. È una cosa che ha aggiunto il remake, mi pare. E io però non so come andarci qua adesso, perché forse col pendolo lo rallento, quindi magari andiamo di frecce incendiarie o di lanciagranate. Io però devo chiudere e ho una fame boia, quindi bisogna risolvere la situazione. E purtroppo ho il timore che il gioco comunque non mi salvi l'essere arrivato fino a qua. O la Magnum, però mi sembra uno spreco la Magnum. Secondo me devo a tempo rallentarlo in modo da riuscire a correre oltre le sbarre. Portati le cure, non ce le ho. Ho due erbette. Non salva, infatti. Però perché era Resident Evil, devo assolutamente poter che si salvano tutti, non me l'aspettavo mai nella vita. No, infatti, per quello che dico, è super impattante come cosa. Io purtroppo cure in realtà non ne ho, mi bisciotta. È veramente una situazione di merda. Ma proprio tanto. Cioè, posso mettere insieme due erbe verdi? Di più no. Senza contare che c'è di nuovo la gag della trappola, ma... che già si può morire lì. Io non credo sia per non credo sia una boss fight vera e propria. Credo sia gimmick, nel senso lo devo rallentare per poter scappare. Però boh, non sono mica sicuro. E nel dubbio ho portato anche la Magnum. C'è un colpo di Magnum, lo sentirà per permettergli di scappare con un po' più di agio. Andiamo così. A sto punto. Però cazzo.
Guardate, sì, io dovevo arrivare in chiusura proprio qua. Tardissimo. Niente, ogni volta che dico devo cercare di non sforare troppo, finisce così. Vabbè. Immancabile. Sì, vabbè, mi sono fermato apposta, mi ha preso qua. Ma non era qua? No, è nella cella? Da quando? Sì, però non posso comprendere, eh? Allora, è che... No! Ho detto adesso non posso farmi prendere. Pensavo fosse caduto... No, vaffanculo però, che palle, cazzo. Che palle. Sono verde almeno? Ok, dai. Madonna. Che sezione tremenda per essere a fine live. Poi non darti il salvataggio veramente a stronzi, eh. Cioè il checkpoint ma non il salvataggio, che se chiudo il gioco non me lo conta, è fuori di testa. Cattivissimo. Cattivissimo. Veramente avendo una fame incredibile appena finisco di andare a mangiare. La strada della trappola che si incastra da sola dopo che ho preso la tessera, ma ok. Con due hit sei morto? Sì, sì, l'ho visto prima. Ero full, sono morto con due hit. Il problema è che la doppia erba verde non ci fulla. Quindi è comunque un grosso problema. Io spero che un colpo di Magnum o due sia sufficiente per permettermi di scappare abbastanza. Anche secondo me con le erbe posso tankare un colpo in più, però rimanendo messo di merda. E quando esco da qua al sicuro ho liberato gli zombie. Steve? Oh. Claire? Secondo me è anche difficile con i comandi, perché secondo me funziona che spari, lo stunni, scappi, ti rigiri in rapida, rispari. No, I can't do it. Who did this to you?
That crazy woman told me. Non posso scrivere. She was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. What's wrong? Comunque sì, è palesemente un soft rock questo. Perché se non hai munizioni sufficienti a stordirlo, sembra che si stordisca, o non hai cure, non puoi superare questo rock. Cioè, noi abbiamo la possibilità, se lo riesco a stordire e se riesco a tankare un colpo in più, se no sei nella merda. Eh sì, eh. Palesemente un soft lock. Stupidissimo anche questo, tra l'altro. Allora, io provo a sparargli subito, anche se ho paura che mi sia una mazzata in faccia come per una cosa. Stupidissimo. Sì, ma per puro culo, eh. Accetto di aver sprecato i proiettili della Magnum, perché sennò era un disastro. Perché poi i comandi sono lentissimi a reagire alla commossa. Però. Sì, mi sono interrotto perché stavo guardando la bellezza della scena e con i mezzi del tempo sono riusciti a farle una sorta di animazione facciale che riesce a rendere l'espressione che ha, di cosa sta provando, fantastica. Veramente figo qua. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Claire. Steve. Sì,
Sorprendente comunque la trama di questo gioco, eh? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Infatti questo momento mi fece innamorare di quel Veronica. Sì, sì, tanta roba. Cioè, non te l'aspetti da Resident Evil. And now the only existing sample is in your body. Okay. I want it. Now. You want it? You are not worthy of its power! Non mi salvare, ti prego. È tardi. Però, figo. Cristo, corre a salvare. Ma no, ma che cazzo hanno fatto qua nel gioco? Ma sono fuori di testa! Ma sono fuori di testa! Sta roba non ha senso! Musica bellissima! Certo! Ah, mi sciotta! Però, altro checkpoint, perché sennò non ha senso! Io non volevo farmi grabbare, volevo deviare, ma mi ha preso prima. Sì, però non posso skippare. Ah sì, bravi, meno male. Ci hanno pensato. Sì, però c'è una roba dopo l'altra. Io vorrei andare a finire due cose di lavoro o mangiare qualcosa e dormire. No, qua non posso skippare, sì. Ma posso andarmene, devo per forza batterla? Mi sa perché le due porte sono bloccate. Ah, mi vomita pure in faccia. Fantastico. Via. Ma che sei, Lady Maria, che dai fuoco al sangue? Fuoco, te ne vai? Ho un problema. Ah, è morta? È morta? Ok. Eccolo! Oh, ma che figo! Che figo! Cioè, proprio una coreografia da boss fight che fatta così bene si vede raramente nei Resident Evil. Poi non so nei successivi, ma finora comunque raramente. Cioè, c'era un...
un concept dietro alla boss fight non banale come al solito di colpiscilo tre volte, gira intorno, c'è la gimmick di buttare giù il boss, queste cagate qua, no? Che è tipico dei Resident Evil. C'è effettivamente una sorta di moveset, cioè vomitava, ti grabbava, ti lanciava al fuoco, che però era visibile prima perché lanciava il sangue. Quindi molto bella la coreografia, l'estetica, anche la presentazione della boss fight con la cutscene, la musica, cioè così dal nulla in un Resident Evil, tanta roba, complimenti. Lei è bellissima, sì sì, musica fa design, ma davvero, ma tutto. Il fatto che sia lenta ma ti inizia a mettere all'angolo, esatto, ti fa cagare sotto perché non la riesci a fermare, eppure si avvicina, cioè non me lo sarei mai aspettato in un Resident Evil, sicuramente non in questo, che non è uno di quelli che comunque avevo sentito nominare spesso, perché il 4 lo sento nominare tantissimo, il 7 l'avevo sentito nominare tantissimo come quello che aveva di nuovo cambiato le carte in tavola, l'ho giocato, francamente non mi ha nemmeno impressionato così tanto come avevo sentito dire. L'8 poi mi è piaciuto, i primi li avevo rigiocati, ok, però questo non era uno di quei titoli che per me era considerabile di alta qualità o comunque diciamo un must nella saga di Resident Evil. Invece mi sta stupendo, posto che ha dei difetti grossi, però mi sta stupendo, cioè veramente tanta roba, sta fight fa il gioco. Certo, l'avessero pensata anche in altre fight piuttosto che mettere le schifezze che abbiamo visto, però già solo questa fa vedere che sapevano, avevano in testa determinate cose e se volevano le sapevano fare. Ci viva mai un'evoluzione survival, qua è stata un'evoluzione action, ok, sì, ma l'elemento survival come abbiamo detto è molto molto evidente, molto presente, però adesso ha svoltato comunque la trama facendoci vedere delle cose che per me erano totalmente inaspettate. Ha svoltato anche facendoci vedere una boss fight di una qualità che, ripeto, non credo io abbia mai visto nei Resident Evil, almeno in questi qua, dei tempi. Quindi complimenti. Consiglio che dal 2000 la versione... Sì, questa è la versione HD, però non cambia nulla nel gioco, ma... sì. Ovviamente non è morta, mi sembrava troppo strano. Ti fa vedere che si è rialzata. Era evidente dopo tutto il casino che abbiamo letto, degli esperimenti che ha fatto su te, figurati se bastava questo per ucciderlo. Sarà immortale, ritornerà costantemente. Io voglio solo salvare, ragazzi, perché è veramente tardi oltre ogni limite. E devo andare di qua, giusto? Ho evitato il software, sì, quella roba lì del boss. Palese ed è un'enorme cazzata, per quello che dico. Hanno fatto delle stronzate allucinanti e nello stesso tempo delle figate assurde. Né più né meno. Si presenta proprio quando arrivi con Claire a pericolo. Certo. È perché lì tu non puoi salvare, sei costretto a completare la sezione, non puoi farlo se non hai le risorse giuste. Quindi devi saperlo prima e se ce le ha Chris, per esempio, metterle nella cassa oppure fare in modo di conservarle. È molto stupida la cosa, purtroppo. Però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superato. L'erba verde più rossa devi usarla per curare la carta, altrimenti ti schiaccia se vai lì che sei... Esatto! Ma poi il boss almeno una volta secondo me ti colpisce. Cioè con i comandi tank è veramente difficile non farsi colpire neanche una volta, deve essere perfetto. Senza cure o usi tecniche da speedrun oppure sei morto. Esatto, mi è sembrato di notare una breve finestra in cui tu puoi sparare, girarti, scappare, rigirarti, sparare, rigirarti, scappare. Però devi essere precisissimo con il tempismo dei comandi, che non è per niente semplice. Infatti io ho preso delle hit e ho sprecato dei proiettili perché non mi rispondeva con la giusta responsività agli input che davo, perché sono i comandi tank, no? E quindi si può fare, secondo me, ma in maniera perfetta e precisa, se non lo conosci è un disastro. All'inizio puoi andare nell'angolino vicino alla sedia e lui si imbalana un po'. Ah, ok, quindi ci sono anche dei trick di questo tipo. Esatto, è roba che fai se lo conosci, cioè se no uno sta lì a sperimentare in eterno finché non trova il modo di farlo in blind, è un po' difficile. Però dai, sono contento che abbiamo le risorse per farlo e l'abbiamo superato. Ora dobbiamo stare molto parsimoniosi con le cure, però è andata. Ora ci salviamo su comunque
questo, perché oggi non abbiamo salvato, ma all'inizio della live era questo, quindi salviamo su quest'altro, così abbiamo superato il soft lock e via. Buono, figata, figata. Ant base, delle formiche, in realtà è Antarctic, ma adesso era, esatto, chissà se è una gag voluta, chissà, sì sì, ci ho pensato anch'io adesso, non lo so, sarà strano, però oddio, non lo escluderei. Va bene, madonna, è stato figo, tosto, e è super tardi. Appuntamento a martedì prossimo, che tra l'altro credo di poter essere, tra l'altro, tirare ancora più o meno questo orario, perché mercoledì dovrebbe essere il primo giorno in cui sono in vacanza per Pasqua, se vi ricordo, dovrebbe essere da mercoledì, quindi possiamo farci ancora una live, diciamo, abbondante. Non so quanto siamo vicini al finale, perché a questo punto il gioco si dilunga tanto e spesso, però possiamo fare un bel passo in avanti. Domani cominciamo il Blade, super super curioso e non vedo l'ora, e magari ancora un attimino in ritardo se come oggi sono di corsa, però si fa, si fa. Va bene, vado a completare le due cose di lavoro che devo fare, mangiare qualcosina e riposare, anche se è già tardissimo, quindi farò tutto contemporaneamente. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo alla prossima. Buonanotte.